triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà, e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Abbiamo riproposto la splendida sigla di Francesco Ceron, Come triste Venezia, una canzone di Charles Aznavour, con le immagini in bianco e nero dei protagonisti di questa vicenda di cui sta parlando tutta Italia. Buonasera, siamo in diretta, 21:17, l'arresto dell'assessore Renato Boraso, l'avviso di garanzia al sindaco Luigi Brugnaro, poi tutte le misure cautelari per una ventina tra funzionari, amministratori, imprenditori. Davvero dai tempi del Mose non si era vista una inchiesta di queste proporzioni. Guardia di Finanza e poi la procura con ieri procuratore Bruno Cherchi, che ha dato tutti i dettagli, accuse pesantissime, in tante intercettazioni, corruzione, appalti, insomma è stato scoperchiato un altro immondezzaio. Ne parliamo anche stasera, ovviamente, con i nostri ospiti. Diteci la vostra da casa, aspettiamo i vostri messaggi via WhatsApp e per SMS. Intanto saluto i nostri ospiti qui in studio. Leopoldo Bottero, buonasera Bottero. Buonasera. Bentornato per il patto per l'autonomia. Jessica Masini, che è sindaca di Codogné. Sindaca, bentornata. Grazie molte, grazie. Il vice sindaco di Sarmede, Alessandro Loddo, di Forza buonasera, Italia. Direttore, buonasera a tutti. Grazie molte. Enrico Turin, che è consigliere comunale a Padova per Fratelli d'Italia. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. E la consigliera comunale di Fratelli d'Italia a Montegrotto Terme, Elisabetta Baldi. Grazie, grazie anche a lei. Abbiamo tanti ospiti stasera. Saluto, vediamo chi è collegato. Non vedo i collegamenti, scusami se mi fai vedere Francesco. Allora, per ora vedo Stefano Valdegamberi, consigliere regionale. Buonasera Valdegamberi. Voi. Grazie, bentornato. Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera Bigon. Grazie molte. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera. Grazie molte. E abbiamo anche una giornalista ucraina, Nadia Sass, giornalista e conduttrice televisiva in Ucraina, adesso è in Bielorussia. Hello, welcome here. Yes, hello, happy to see you. I'm so grateful for the invitation and so happy to be here with you. Thank you very much. We'll speak about the situation and what is happening now in Ukraine. What is your work now in another country? Allora parleremo ovviamente dell'Ucraina, della guerra con la Russia. E intanto io direi, se non ci sono altri ospiti, ecco Marzio Favero. Buonasera anche al professor Marzio Favero della Lega in Consiglio regionale. Professore, bentornato, grazie. Buonasera. Allora partiamo da questo infuocato Consiglio Comunale di oggi. Brugnaro ha riunito la maggioranza non in Consiglio Comunale, in altra sede, ha detto ai suoi andiamo avanti, violenta la reazione dell'opposizione, della minoranza e soprattutto degli antagonisti che hanno praticamente assediato Cafarsetti. Vergogna!
Boschi urla richieste di dimissioni, tensione in Consiglio Comunale a Venezia il giorno dopo l'inchiesta della Procura che ha indagato il sindaco Luigi Brugnaro e portato in carcere l'assessore Renato Boraso. Il primo cittadino, dopo una riunione di maggioranza in mattinata, ha deciso di andare avanti e non si è presentato nel pomeriggio all'Assemblea, affidando alla presidente Ermelinda Damiano la lettura di una lettera. Sarà io stessa a chiedere di inserire all'ordine del giorno la questione in uno dei prossimi consigli comunali, per riferire a voi consiglieri e a tutta la città non tanto sulle questioni giudiziarie che a questo punto saranno affrontate nella sede loro propria, quanto sulle questioni di natura politica e amministrativa collegate e inerenti all'indagine stessa. Non oggi, perché non ho alcuna intenzione di trasformare l'Aula in un campo di battaglia. Le opposizioni incalzano, troppo grave quanto accaduto, così Gianfranco Bettin, capogruppo Verdi Progressisti. Noi non chiediamo la condanna di nessuno, chiediamo un chiarimento politico. Siccome il chiarimento politico non avviene, a noi sembra che questo sia un elemento in più per chiedere un azzeramento politico, e cioè che la città non abbia la necessità di andare avanti anni con l'apice della propria amministrazione che tratta questioni, investimenti, che si presenta al mondo con il vertice indagato per corruzione. Questa cosa non è sopportabile, lo capite che non è sopportabile. L'unica soluzione è l'azzeramento, le dimissioni dell'amministrazione, il ritorno alle urne e il cambio della parola. Dopo una sospensione il Consiglio decide di proseguire con i punti all'ordine del giorno come se nulla fosse successo, tra fischi, urla e polemiche. Qui c'è un problema anche di regolarità del Consiglio. Avete votato delibere senza che sapessimo cosa stava dicendo la Presidente del Consiglio. A questo punto qua, quelle votazioni, che senso hanno? Che regolarità? Questa cosa di voler andare avanti come il pianista sul Titanic alla città e rischia anche il ridicolo. Questa cosa Sentivate la voce di Gianfranco Bettin, membro dell'opposizione. Al centro di questa inchiesta ci sono soprattutto la vendita di Palazzo Papadopoli e poi l'area del Pili, che era stata acquistata per 5 milioni dal sindaco Brugnaro qualche anno fa, che sembra il sindaco volesse rivendere a una cifra 30 volte superiore a quella dell'acquisto a un imprenditore Singapore. Professor Favero, sono passati tanti anni dal Mose, sono passati tanti anni da Mani Pulite, però torniamo sempre lì, no? Il lupo perde il pelo ma non il vizio. A me colpisce veramente la storia di Boraso, che è molto conosciuto, è un politico che ha fatto le sue battaglie civili, voleva fermare il tram col trattore, andava a falciare l'erba là dove riteneva che il verde non fosse curato adeguatamente, sempre in difesa dei più deboli, dopodiché salta fuori, poi vedremo il processo, adesso abbiamo intercettazioni, abbiamo tutta la parte indiziaria della Procura, salta fuori che avrebbe ricevuto per anni tangenti a nastro. Sono quelle vicende che gettano nello sconforto, perché pare che il nostro paese sia irredimibile. Non è così, perché io conosco moltissimi amministratori comunali che ci hanno rimesso al sacrificio dei loro cittadini e non hanno mai coltivato interessi collaterali. Sì. Però non dimentichiamoci di una cosa, che quando parliamo di onestà, l'onestà non è mai una questione che si lega a un partito, se non magari nelle fasi senescenti del medesimo, è una questione strettamente personale. Non si è corrotti perché si appartiene a quella o quell'altra forza politica, si è corrotti perché si è inclini ad accettare compromessi che quando si è ministra non si dovrebbero accettare, si dovrebbe avere la dignità di rifiutare a prescindere. Adesso non è nemmeno giusto che noi si intervenga nel merito, per una ragione molto semplice, che quando intervengono i giudici la politica, a mio avviso, dovrebbe avere il buon gusto di tacere, perché non è giusto influenzare il lavoro dei magistrati, non è giusto usare l'opinione pubblica pro o contro coloro che sono indagati. Peraltro credo che
proprio negli ultimi mesi abbiamo visto quante asimmetrie ci sono, no? Gli stessi che attaccano di moralità un'altra forza politica, poi quando vengono indagati loro diventano all'improvviso propensi ad atteggiamenti molto più prudenziali e meno giustizialisti. La vicenda è grave, proprio per le notizie che sono già trapelate, no? E senz'altro su questo è opportuno che si faccia chiarezza il prima possibile, anche perché Venezia non è un comune come gli altri. Venezia è non solo il capoluogo del Veneto, ma una città di riferimento a livello mondiale. E quindi l'ombra della corruzione su una città come Venezia diventa un'ombra che interessa non solo alla regione Veneto, ma l'intero sistema nazionale. Quindi io spero che gli inquirenti facciano il loro lavoro con grande fretta, che i giudici possano pervenire al più presto a darci una risposta e a chiarire qual è il quadro reale. Rimane comunque un'amarezza di fondo il fatto che non abbiamo evidentemente messo all'interno delle istituzioni sufficienti anticorpi. E questa è la dimostrazione che non bastano le norme, serve anche una svolta culturale nella politica. Grazie per ora, professore. Avete visto il Consiglio Comunale che è stato preceduto da tafferugli con dei giovani, un centinaio di attivisti di diversi comitati cittadini che volevano salire tutti al primo piano per assistere all'assemblea. Vediamo. Noi cittadini! Fuori Brugnaro dalla laguna! Fuori Brugnaro dalla laguna! Evidentemente il sindaco che oggi ha scelto di non presentarsi farà che anche la cittadinanza faccia come lui, e quando vengono fuori i problemi, al posto che partecipare e esserci e rendere conto delle porcate di cui lo accusano, cosa che i cittadini dicono da anni, spera che anche la cittadinanza faccia come lui, stia a casa sua, non si presenti e non partecipi ai momenti che invece dovrebbero essere sacrosanti. E adesso, uno, Brugnaro non si presenta, e due, quello che dice è che c'è già un ordine del giorno. Ma questi pensano di poter andare avanti a discutere un ordine del giorno mentre l'assessore alla mobilità è in galera, mentre il sindaco è inquisito? Qui c'è la cittadinanza che ci tiene a Venezia e che non è disposta a vederla trasformare in un portafogli, come piace a chi scappa oggi, a Brugnaro, a Venturini, a Zuin, e anche a chi non c'è perché è in galera, forse il Consiglio Comunale lo fa. E quindi momenti di alta tensione. Anna Maria Vigona, a questo punto lei crede che Brugnaro deciderà di lasciare la guida della città, nonostante dichiarazioni che andavano nel senso opposto? Ha detto ai suoi andiamo avanti, ma certo è una situazione che via via diventerà sempre più difficile. Beh, vedere queste immagini è proprio di una tristezza unica, effettivamente. E l'episodio, quello che è successo, quello che è stato detto, raccontato, quello che è stato comunque così emerso anche dall'intercettazione, è di una gravità veramente pesante. E il sindaco è rappresentante primo dei cittadini, diverso è quello che succede a livelli più alti, non perché meno grave, ci mancherebbe, però abbiamo visto, no? E ad esempio Toti, uno degli ultimi che è stato indagato, quantomeno è stato anche in carcere, non abbiamo avuto reazioni del genere da parte della cittadinanza, almeno da quello che abbiamo visto dai TV, dai giornali. Mentre il cittadino che rappresenta direttamente i propri cittadini, di per sé abbiamo visto una reazione molto molto pesante. Perché? Perché nel sindaco si rimette tutta la fiducia, perché nel sindaco mettiamo proprio in mano quelli che sono i soldi pubblici. Vedere ad esempio quello che è stato raccontato di Brugnaro, vedere quello che è stato raccontato, quantomeno poi verrà approvato, ovviamente, se verrà approvato, ci mancherebbe, con tutti i se del caso. Però stiamo analizzando quello che finora sappiamo e quello che è emerso.
e vedere quello che è successo all'assessore effettivamente pone un rammarico tale che dovrebbe quantomeno mettere le dimissioni, questo credo che sia dovuto. Perché succede? Ci chiediamo questo. È vero che è una responsabilità personale, ci mancherebbe altro, è vero anche che non dipende dal partito, altrettanto vero come diceva il collega. Vero è che nel momento in cui si hanno in carico tante volte siamo presi da quel potere che ci sembra di poter far tutto. Il politico sembra onnipotente, sembra che sia al di sopra delle parti, in realtà non è così. Non è così, dovrebbe essere esattamente il contrario, perché nel momento in cui un politico diventa una persona, diventa un sindaco, un assessore, si mette a disposizione la cittadinanza e quello che è pubblico è più importante di quello che è proprio o personale. In realtà non è così, perché la trasformazione è evidente, tante volte si commettono i reati per disonestà, ci mancherebbe altro, ma anche perché si pensa di poter sfidare la legge, cosa che assolutamente non è così. Ecco perché la base dell'amministratore, del politico, occorrerebbe non solo la formazione ma anche un bel percorso. Grazie, grazie molte. Anna Maria Bigon, vediamo il titolo dell'ANSA, Venezia, Brugnaro va avanti, Boraso pronto alle dimissioni, legale del sindaco, non capiamo il senso delle accuse, bagarre in aula in comune. Sentiamo adesso cosa dicono appunto i legali sia dell'assessore ai trasporti e alla mobilità sia del primo cittadino in questo servizio. L'ho visto provato, penso soprattutto alla sua famiglia, alla mamma, alla moglie, ma l'ho visto anche però determinato, devo dire la verità, determinato nel voler riuscire a dimostrare proprio il suo operato è stato sempre stato corretto e sempre improntato alla trasparenza. Nel secondo giorno di detenzione nella casa circondariale di Padova, l'assessore Boraso parla tramite il suo legale, non nasconde preoccupazione per la famiglia e l'anziana mamma, ma è intenzionato a difendersi. Si è studiato l'ordinanza, ha cominciato a mettere giù degli appunti su tutto, attende di vedere il fascicolo. Attende di vedere il fascicolo per verificare le ipotesi accusatorie e quindi per prendere anche contezza degli atti di indagine, proprio per, a mio modo di vedere, per dimostrare proprio la sua innocenza. Ecco. Dal canto suo, l'avvocato nominato questa mattina come difensore di Boraso sta decidendo ancora come muoversi. Non è ancora stato fissato per me l'interrogatorio, non ho ancora gli atti, ho solo l'ordinanza. Spero che domani mi vengano depositati gli atti, e quindi poi glieli porterò in carcere e cominceremo a studiarli. Esterrefatto, proprio come si è definito il suo cliente, l'avvocato del sindaco Brugnaro. Esterrefatto per due ragioni. La prima, perché il sindaco Brugnaro ha ricevuto soltanto un'informazione di garanzia, non ha subito alcuna perquisizione, per questa ragione non ha diritto ad alcun accesso agli atti d'indagine. Allora, se dobbiamo fare un ragionamento soltanto su informazioni di garanzia, non riusciamo a ragionare, perché non ci spieghiamo il senso dell'accusa. Rampinelli spiega la questione dei Pili e di Palazzo Papadopoli. Pili. L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area. Questa area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro. La storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima. Amministrazioni precedenti, in epoche precedenti, stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo. Procedono, come si deve procedere per legge, a delle aste pubbliche per l'assegnazione, non partecipa nessuno. Successivamente, come prevede la legge, si deve rifare la stima. La stima non può essere identica alla precedente. Sull'intercettazione poi tra Brugnaro e Boraso, Rampinelli spiega. Il sindaco l'ha letta sui giornali. Quello che ricorda è che semplicemente immaginava aiuti alle campagne elettorali e giustamente come sindaco gli ha detto di fare attenzione. Intanto Brugnaro ha convocato un vertice con gli esponenti della maggioranza per dire loro di andare avanti. Il sindaco Brugnaro non rassegnerà nessuna dimissione perché non solo non ha nulla da nascondere, ma l'ha spiegato, ha ancora tante cose da fare per il Comune di Venezia prima della fine del proprio mandato. Quindi questo è proprio escluso. Non farebbe il bene della comunità veneziana. Quindi è probabile che noi nei prossimi giorni lo potremo anche incontrare in qualche conferenza?
Ah, io non conosco l'agenda del sindaco Brugnaro, ma di certo non si nasconderà da nessuna parte, perché non ha nessuna ragione. Le indagini sono ancora in corso e sicuramente ci saranno degli sviluppi, ha dichiarato il procuratore Cherchi, ascoltato in commissione antimafia. Ma non sono emerse, ha concluso, collegamenti di alcun tipo con la criminalità organizzata. Era un'attività autonoma. Il servizio di Ilaria Marchiori ha colpito in particolare un dialogo tra Brugnaro e Boraso, quando il sindaco in questa intercettazione gli ha detto: mi dicono che stai chiedendo soldi, stai sbagliando, non mi dai ascolto, finirai nei guai. Insomma, era molto allarmato. Boraso tra l'altro ha risposto: allora cambierò cellulare. Questo ovviamente aggrava la posizione dell'uno e dell'altro, perché c'era anche la consapevolezza del sindaco, non pochi giorni fa, ma l'anno scorso, forse più di un anno fa, che la situazione era questa. Qui abbiamo la sindaca di Codogno, Jessica Masini, il vice sindaco di Sarme, di Alessandro Lodo. Vi chiedo che strumenti ha un primo cittadino per tenere sotto controllo le attività degli assessori, se diciamo possono diventare talmente autonomi e indipendenti da sfuggire a qualsiasi tipo di... Beh, io sono sindaco da poco, però abbiamo insomma iniziato ad avviare l'attività e la collaborazione con gli assessori. Sicuramente il sindaco ha un grande controllo sugli assessori e tutto quello che passa per l'assessore passa sicuramente anche per il sindaco. Io cerco di mantenere con la mia giunta un dialogo costante, proprio perché sono consapevole del fatto che quello che fa un assessore poi ricade anche su di me. Insomma, è sempre il primo cittadino, certo, quello che poi risponde di tutto. Tra l'altro io sono stata anche assessore per 10 anni, quindi insomma l'esperienza amministrativa c'è stata, e con i sindaci che ho avuto 2 sindaci, e con entrambi ho sempre mantenuto un dialogo, proprio per informare di tutto quello che succedeva nel mio assessorato e proprio per cercare di tenere tutto sotto controllo da parte del primo cittadino, che penso sia la cosa fondamentale. Grazie. Vorrei sentire anche Leopoldo Bottero, perché è stato assessore nel suo comune, Resana. Non avevamo palazzi da 15 milioni, però, cioè, sono i piccoli comuni. Vabbè, però insomma, no? Si possono... Sì, ma voglio dire, lì non si tratta di operazioni, di malversazioni fatte con i soldi del comune, con le operazioni, ma è un traffico di... come se eventualmente un traffico di influenza, no? Cioè, la cosa è parallela. Io auguro a Boraso che domani mattina arrivi là dentro il maresciallo della pubblica finanza e dice: guardi, ci scusi tanto, c'è stato un disguido, un'omonimia, e finisce lì. Ma andranno avanti, spero, velocemente a fare le indagini. Io non sono mica un borasiano e neanche, come si dice, favorevole al sindaco di Venezia, però ha fatto la cosa giusta. Il consiglio comunale andava fatto, perché avrà avuto delle decisioni da prendere e a volte non c'è scampo. Ha fatto bene anche la gente a protestare, così si è anche un po' scaldata la sala, però secondo me il sindaco eletto dal popolo va avanti fino a che lo manda a casa il popolo o il tribunale, cioè non terzi non datur, dico. E l'amministrazione va fatta, tenete presente che ci sono delle scadenze che vanno rispettate, altrimenti si perdono soldi, finanziamenti e altre cose. L'Italia è complicatissima per gli amministratori pubblici, perché adesso pare che tolgano l'abuso d'ufficio, che poi non era proprio l'abuso d'ufficio, voi sapete, 4.000 indagati, 2 condannati, no? Cioè, quindi era un modo per frenare anche le amministrazioni, nessuno firma più niente perché è un problema. Infatti, dice, facciamo il ponte, dice: sì, ma sai, siccome un'opera pubblica non basta 6 mesi, ci vogliono 8 anni, no? Ma perché? Cioè, quello è il problema. Io, per carità, se hanno trovato un assessore che ha fatto qualcosa che non va bene, facciano il processo, ma signori miei, abbiamo un sistema che non fa chiarezza su quelle che sono le competenze, che non lascia lavorare gli amministratori. Da quando hanno messo la firma agli impiegati, questi ovviamente la loro unica responsabilità è pararsi il culo, scusate il francesismo, e quindi prima di firmare si guardano bene dal farlo, no? E la nostra amministrazione è lì. Poi sapete,
tante volte, no? Ci vuole qualcuno che dice il re è nudo. Allora, l'amministrazione ha i suoi problemi, speriamo che Boraso abbia fatto niente di male, ma guardate che il Comune di Venezia ha bisogno di lavorare, chiunque sia il sindaco, chiunque sia. Se poi non gli va bene quel sindaco lì, c'è un sistema molto semplice che l'hanno scoperto ancora in Grecia, si vota e se ne vota un altro. A me risulta che Boraso e il sindaco Brugnaro sono stati eletti. Io non li avrei votati personalmente, che sono da un altro partito, però voglio dire, è così andata. E anche queste cose qua, per esempio, guardate, quando si fa l'intercettazione telefonica bisogna capire anche qual è la situazione, perché che cosa ha detto e perché. Infatti lì sono state giustamente limitate, diciamo, le pubblicazioni delle intercettazioni non penalmente rilevanti. Ma è corretto che venga detto tutto quanto così alla, però devono restare le intercettazioni, sennò qui. Sì, no, per carità, però vanno capite bene. Cioè, tenete presente che. Un amico mio che fu intercettato non conosce i congiuntivi italiani, no? E qualcuno ha dovuto spiegare ai giudici che non conosce i congiuntivi e quindi a volte non ci si capisce bene, no? Sulle cose, poi ci sono modi di dire, poi è chiaro che il sindaco e il suo assessore avrà saputo che raccoglie soldi per la campagna elettorale, insomma, siccome doveva raccogliere anche gli altri perché poi succedono queste cose qua. Guardate che quando si fa una campagna elettorale si raccolgono anche i soldi per farla, cioè è normale. Allora, in America uno gli scrivono qua lobby dei costruttori di armi, lobby dei contadini, lobby dei... e va dentro il Parlamento a trattare le sue cose. In Italia succede uguale senza la scritta. Grazie Bottero. Vediamo un titolo della Nuova Venezia: l'assessore Boraso intercettato, facciamo causa al Comune di Venezia, ci ha preso in giro. Boraso qui insieme al sindaco sorridente, umanamente è una persona molto, molto simpatica, io l'ho conosciuto, lo conoscevo già, però la prima volta in cui abbiamo avuto così una chiacchierata, eravamo all'inaugurazione del passante, stavo aspettando la navetta che riportava diciamo a Mestre quelli che erano stati lì. E alle mie spalle sento una voce che dice: il direttore del Gazzettino, non più direttore, che non ha più la limousine blu con l'autista e lo chauffeur e deve prendersi l'autobus. Allora mi sono girato, era Boraso. Fa di queste battute, per cui umanamente è simpatico, è divertente. Io non avrei mai immaginato che fosse coinvolto in una vicenda del genere. Poi tutte cose da provare, ma... Allora vediamo con Francesco Cerona in regia, chi c'è con te Francesco? Mattia Pizzaglia. Allora vediamo il servizio sulle intercettazioni, le intercettazioni che hanno inchiodato insomma una parte di coloro che sono stati indagati. Bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al comune che ci ha preso per il C, come ho sempre detto. A parlare l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso in un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP definita dal giudice rivelatrice della completa immedesimazione con l'interesse privato della società Park 4.0 SRL da parte dell'assessore, che dovrebbe, si legge ancora, esclusivamente perseguire l'interesse del comune e che invece arriva al punto di proporre una causa milionaria contro il comune che in teoria dovrebbe rappresentare. Boraso sta parlando con l'avvocato Zambelli, si legge ancora nell'ordinanza, come se fosse lui il titolare della Park 4.0, che rientra tra gli 11 episodi di corruzione contestati all'assessore e venuti a galla anche grazie alle intercettazioni che ancora una volta si sono rivelate fondamentali, come dichiarato dal procuratore Cherchi. Noi abbiamo sempre, non solo in questo caso, ritenuto che le intercettazioni di per sé non possono costituire prova di niente, perché bisogna valutare come vengono dette, quando vengono dette, come vengono rapportate tra i soggetti. Si può scherzare, si può dire cose serie. Ecco, noi abbiamo cercato di individuare all'interno delle intercettazioni le cose, come dire, serie, cioè quelle che effettivamente non potevano essere mal interpretate da noi,
con gli accertamenti che la Guardia di Finanza ha effettuato con, come ho detto prima, con intelligente partecipazione all'indagine. Tra quelle più rilevanti, oltre le già citate nelle più di 170 pagine dell'ordinanza, anche quella tra Boraso e l'imprenditore rivierasco Fabrizio Ormenese, l'altro arrestato e portato in carcere. Ascoltami, si legge, quando è a posto con l'operazione, siccome tu mi hai dato una mano e tutto, io ti faccio un bonus di 200.000. Non ti ho detto niente, tu non sai niente. Il contesto è relativo alla vendita di un terreno dell'Immobiliare Venezia nel 2022 per la quale Boraso avrebbe chiesto 40.000 euro tramite fatture fittizie. Appresa la notizia, nota al GIP Scaramuzza, l'assessore risponde va bene e Ormenese ribadisce che l'ulteriore cifra esula dalla fattura già emessa. No, Enrico Turin, poi quello che stupisce in queste vicende è che sono davvero molti controlli, no? Nelle amministrazioni pubbliche, cioè i soldi pubblici, cioè non sono soldi privati, quindi prima di metterci sopra le mani bisogna stare attenti, ci sono controlli nelle banche, l'antimafia, l'antiriciclaggio e negli uffici comunali, negli uffici delle regioni, degli enti pubblici, ci sono davvero dei filtri molto, molto solidi, no? Come si fa a pensare di, ancora oggi, dopo tutto quello che è successo dal 94 ad oggi, cioè da Mani Pulite ad oggi, come si fa a pensare comunque di poterla fare franca, di non incorrere, di non finire nelle maglie della giustizia? Credo che sia molto difficile pensare di farla sempre franca e credo che sia anche molto difficile per un singolo poter orientare la macchina amministrativa di un comune così grande come quello di Venezia. Quindi molto probabilmente, adesso io ovviamente non voglio accusare nessuno, però per un assessore, per quanto potente tra virgolette possa essere, senza un lavoro affine, diciamo, dei dirigenti o di parte dei componenti degli uffici tecnici, è impossibile poter orientare un flusso di denaro in modo irregolare. Quindi è chiaro che quando si hanno situazioni del genere c'è appunto un sistema intero che lo prevede. Per quanto riguarda i poteri, chiedeva prima del sindaco, sicuramente un sindaco anche importante come il sindaco Brugnaro, con insomma anche un forte carisma, direi che uno delle prime provvedimenti che potrebbe fare in maniera cautelativa sarebbe quella di togliere le deleghe all'assessore, che dopo avrà modo chiaramente di poter eventualmente giustificare il suo operato, però politicamente, ecco, se fossi io il sindaco avrei sicuramente, penso magari lo farà anche, tolto le deleghe all'assessore, che chiaramente, come hanno dimostrato anche in Consiglio Comunale, io sono in opposizione quindi capisco i colleghi dell'opposizione anche se in un'altra parte politica, in Consiglio Comunale va fatta sicuramente una chiarezza politica sulla situazione attuale. Da certo punto di vista definire cittadini di Venezia i soli rappresentanti dei centri sociali, ecco, quello anche no, e insomma diciamo che hanno colto l'occasione per fare ulteriore e strumentale opposizione al sindaco Brugnaro, però insomma ci sta in questo momento anche la loro, non dico cattiveria, ma insomma la loro... Certo, beh, ovviamente poi in questi casi ciascuno tira l'acqua al proprio mulino, sì, magari però, ci sono... Ecco, scusi se prego, mi permetto, prego, stiamo anche attenti che dopo... È solo, tra virgolette, un avviso di garanzia, è un'inchiesta, dopo non dare, d'altro canto, ma questo è un annoso problema, certo, troppo potere anche da un certo punto di vista al magistrato o anche alla stampa, nel senso all'agone mediatico, e per questo che uno si deve immediatamente dimettere, soprattutto se in cuor suo insomma è certo di non aver fatto nulla. Esattamente. Ecco, Elisabetta Baldi, si è sentito uno dei messaggi più ricorrenti che sono arrivati ieri sera, ma anche sui giornali si vedono lettere che dicono poi non c'è da stupirsi se ci sono le astensioni, insomma se i cittadini perdono la voglia di andare a votare. Infatti è questa il grande colpo che subisce la politica in queste situazioni, perché io penso che i politici come i magistrati siano uomini di Stato e quindi debbano rispettare la legge, debbano essere persone ligie che svolgono la loro attività per i cittadini, in questo caso come sindaci, e comunque per la gente. Quindi infatti la politica si fonda sulla fiducia, no? E quindi anche quando ha fatto la domanda al sindaco come fa a governare il rapporto con gli assessori, no?
Secondo me si governa solo parzialmente, nel senso che nasce un rapporto di fiducia, di collaborazione, di lavoro quotidiano, però bisogna sempre stare attenti perché, come si diceva prima, i deliri di onnipotenza, cioè quei momenti in cui si pensa che il potere permetta ai legittimi tutto ai politici, perché si hanno rapporti con imprenditori, si hanno rapporti con gli uffici, anche gli uffici a volte si fidano del proprio assessore, perché anche lì si instaura un rapporto di lavoro quotidiano e quindi probabilmente non è facile. E dall'altra parte la magistratura, che ovviamente di cui noi abbiamo fiducia sempre nelle istituzioni e nella magistratura, però dall'altra parte, visti gli innumerevoli casi in cui si approva un non luogo a procedere o una soluzione, deve farsi anche deve rendersi responsabile nei confronti proprio della politica, perché loro rappresentano il potere giudiziario e dall'altra parte però hanno a che fare anche con un altro potere, in questo caso il potere esecutivo, e quindi devono essere responsabili, perché la politica è necessaria per la gente, è necessaria per amministrare e rafforzare la fiducia. Difatti io rimango sempre sconcertata quando accadono queste cose, ferita, però bisogna sempre dare tempo, anche, ripeto, condivido quanto detto dal collega Turrin, le opposizioni fanno il loro dovere in questo caso e quindi gridano vendetta, ma al momento Brugnaro ha un avviso di garanzia dove il procuratore Cherchi ha semplicemente detto sì, per correttezza nei per suoi confronti. Correttezza ti comunico che stiamo facendo delle indagini sul Blind Trust. Va bene, ma questo non significa niente, cioè, no, mentre sicuramente l'arresto dell'assessore avrà un quadro probatorio un pochino più rilevante, per cui anche per garantire un'amministrazione è giusto che si difenda, e sarebbe giusto che prima si difendesse, però agli arresti un po'. E qui ha parlato l'avvocato anche, no? Ha parlato l'avvocato. No? Sì. Allora andiamo adesso, andremo da Stefano Valdegamberi e poi dalla giornalista conduttrice televisiva ucraina Nadia Sass. Parleremo ovviamente di Ucraina, ma parleremo della Russia e dell'Ucraina. Apriremo una finestra, però poi chiederò anche a Nadia Sassa, vorrei chiedere la corruzione nei paesi che lei conosce molto bene e in cui lavora con le testate giornalistiche che la ospitano quotidianamente. Allora vediamo però con Francesco Cerone, Mattia Pizzaia, vediamo il secondo servizio sulle intercettazioni. 17 marzo 2023. Il sindaco Luigi Brugnaro striglia l'assessore Renato Boraso. Tu non mi ascolti, tu non capisci un cavolo, mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo. Se io ti dico di stare attento, ti devi controllare. È un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP e definita dal giudice di fondamentale importanza, perché il sindaco fa presente a Boraso che lui chiede i soldi alle persone. Alle parole del sindaco, l'assessore intercettato replica: cambio anche il telefono. Brugnaro sbotta: ma non è il telefono, ti hanno messo gli occhi addosso, stai attento a queste robe qua, devi estirparla. In un'altra intercettazione il sindaco dice all'assessore: ascoltami, ho guardato un poco di lottizzazioni, quella di Luca che ha un sacco di robe, non ci sono gli accessi sulle strade, le ho prese in mano, adesso le sblocco il prima possibile, gli ho dato in mano tutto a lui, tu cerca di non intrometterti, lascia che la veda lui. In primo luogo, scrive qui il GIP nell'ordinanza, il sindaco conferma di aver preso in mano delle lottizzazioni che le sbloccherà il prima possibile, citando espressamente quelle di Gianluca Vidal a Rione Pertini, però intimando perentoriamente Boraso di non intromettersi, avendole affidate ad un'altra persona. E questo è Filippo Fois. Volevo sentire anche il vice sindaco di Sarmede, Alessandro Lollo.
Sì, beh, rispetto anche alla domanda che è stata fatta prima anche alla sindaca, è vero che appunto i sindaci, a parte che la mia è una realtà totalmente diversa da quella di Venezia, dato che è un comune di 3.000 abitanti, certo. Però i sindaci appunto è meglio, cioè dovrebbero avere il controllo poi sull'operato degli assessori, ma in primis deve esserci la fiducia alla base di una nomina e poi del lavoro che devono svolgere. Certo, è triste vedere già delle intercettazioni spiattellate sui giornali, quello senz'altro, perché mero gossip alla fine, perché appunto c'è un'inchiesta in corso, poi è inutile ripetere sempre le solite cose dove si arriva al terzo grado di giudizio, fino a prima una persona innocente, eccetera. Qui la situazione è più allarmante, secondo me, posto che appunto le indagini faranno il loro corso, è che, come diceva Turrin prima, per operare in certo modo bisogna anche avere l'appoggio di determinati uffici, e quindi quello che preoccupa è se poi questa cosa verrà trasformata in verità assoluta da una sentenza di terzo grado, che ci sia un sistema corrotto. Chiaro che io in primis mi auguro di no, per tutti, per l'amministrazione di Venezia, in primis per i cittadini veneziani. Però ecco, è giusto anche, e ritengo corretto l'atteggiamento di Brugnaro di non andare oggi in Consiglio Comunale, perché già ci sono stati quei tipi di proteste, figuriamoci se si fosse presentato. La situazione è ancora troppo delicata, secondo me. Quelle sigle, quelle bandiere che ho visto lì al Palazzo, le ho viste negli anni di università, dato che ho studiato in Via del Santo a Padova, dove ha insegnato un certo Tony Negri, quindi sono abituato a vedere certi giovanotti che non fanno altro che essere magari figli di papà e protestare in certi tipi di situazioni. Mentre all'interno dell'aula consigliare chiaramente è stato giusto che l'opposizione abbia fatto l'opposizione, quello sono cittadini votati apposta per svolgere quel ruolo. Io ho sentito, tra l'altro, ma la sento spesso, la nostra capogruppo Deborah Onistro, l'ho sentita anche oggi pomeriggio al telefono, mi fa: Ale, cosa vuoi tu che ti dica? Nel senso, stiamo aspettando, vediamo, le indagini faranno il loro corso. È stato un consiglio infuocato, mi diceva. Chiaramente, magari sentendo qualche veneziano, qualche amministratore veneziano, potrebbe essere più facile magari avere delle sensazioni che ci sono state in questi giorni, in questi mesi passati. Qual è il risultato però? Quei messaggi che vediamo in sovrappressione, cioè la mancanza di fiducia ai nostri cittadini. Brugnaro per me da oggi è un politico, un amministratore, tra virgolette, finito, nel senso che ormai sembra la stessa situazione che è capitata a Galan, anche lì colpito un uomo solo, però anche lì c'era un sistema corrotto, e il risultato è proprio la sfiducia che porta poi i cittadini a stendersi alle urne. Ed è un peccato, perché l'amministrazione comunale è la prima che si affaccia ai cittadini, e se manca la fiducia in questa, figuriamoci ai livelli più alti. Complimenti sono arrivati per il procuratore Bruno Cherchi, molti dicono vada avanti, è un eroe, bisogna colpire i corrotti, e gli stessi complimenti erano arrivati ai tempi del MOSE. Io mi ricordo ancora quando il procuratore era l'attuale ministro della giustizia Carlo Nordio. Vediamo due titoli del Gazzettino. Brugnaro, la notte in Consiglio Comunale, sempre stato trasparente e onesto, chiarirò io in persona le questioni sull'indagine. L'opposizione abbandona l'aula, la maggioranza riunita si va avanti, e poi Boraso pronto a dare le dimissioni, l'avvocato difensore in visita al carcere di Padova, l'ho visto molto provato, faremo chiarezza, i colloqui con gli imprenditori, ti do 200.000 euro per l'aiuto. Boraso, che ha detto di essere preoccupato per la famiglia, la moglie, la madre, e poi tanti figli, tre figli adottati in Polonia, tre ragazzini, per cui ovviamente un uomo che ha sempre pensato anche così, proprio come tanti padri di famiglia, a provvedere al loro futuro. Andiamo da Stefano Valdegamberi, consigliere regionale. Valdegamberi, grazie intanto per aver portato anche averci segnalato la giornalista ucraina che sentiremo tra poco. Volevo sentire lei ovviamente su questa vicenda, perché lei mi pare fosse già in Consiglio regionale ai tempi, se non ricordo male, del MOSE, o sbaglio? Sì, ho vissuto quei periodi lì, anche se il MOSE è stato fatto passare per un'opera della regione, ma è un'opera dello Stato, sì. E nel Consiglio regionale e dalla Giunta non passava nulla dei documenti del MOSE, però la cosa che sul MOSE c'era un sistema corrotto
e che da questo sistema corrotto ne è uscito solo un corruttore che ho sempre detto rappresenta l'1% del sistema. L'altro 99%, che andava anche oltre la politica, sono rimasto di fatto impunito. Ecco, una considerazione che prima mi veniva da fare ascoltando appunto le interviste e anche le dichiarazioni degli stessi, diciamo, accusati, imputati. E chi conosce la pubblica amministrazione, qualcuno l'ha anche evidenziato, al di là del fatto che questi episodi buttano in cattiva luce su tutti e anche coloro che sono onesti, io posso garantire che la stragrande maggioranza degli amministratori, tanti anni facciamo amministrazione, sono persone oneste. Purtroppo ce ne sono e purtroppo anche di disonesti. Però la cosa che mi pare strano è che oggi, con la separazione dei poteri dalla politica all'apparato, cioè una gara, per esempio, un appalto, qualsiasi cosa, il sindaco e l'assessore in sé per sé non la vedono quasi nemmeno, e sono fatti che c'è un funzionario che firma, non c'è la firma dell'assessore né del sindaco, c'è la firma di un dirigente, di un funzionario. E la cosa strana è che per gestire, tra virgolette, la corruzione occorre la complicità con i funzionari, diversamente diventa pressoché impossibile o quasi impossibile. Ecco, quindi da detto ai lavori dico che la cosa, secondo me, non è solo, va oltre se ci sono dei reati, questi vanno anche oltre. Il semplice politico devono coinvolgere anche un apparato che deve essere, che è accondiscendente col politico, e deve concorrere nell'attuare, diciamo, l'atto corruttivo. Ecco, poi quando uno dice vabbè, ti metti, do 200.000 euro se mi fai questo, mi fai l'altro, eccetera, anche lì ci sono delle procedure, delle forme di controllo, insomma non è tutto così semplice. Ci vuole un'organizzazione complessa anche per fare i corruttori. Ecco, questo, ripeto, è comunque una considerazione che mi è venuta a fare. Per quanto ho sentito, sono veramente da rabbrividire, spero che siano leggerezze anche telefoniche che uno fa delle volte e dichiarazioni fatte, intercettate, in merito a un reiterarsi di piccola grande corruzione che prosegue da anni in capo a questo signor Boraso, che francamente io non l'ho conosciuto, lo conosco di nome, ma non sono di Venezia, sono di Verona, quindi non lo conosco in maniera diretta. E però per quanto riguarda i due reati principali, da amministratore posso dire, fatto che amministratore del patrimonio anche della regione per un paio d'anni, e il fatto di fare un bando di gara per la vendita di un immobile, ha detto giustamente l'avvocato anche tu, c'è una prima valutazione, una perizia che mi auguro sia stata fatta anche in maniera corretta da parte con dei periti nominati dal tribunale, e se l'asta va deserta e si procede a un'altra perizia, oppure si comunque viene riabbassato, diciamo, il valore, e poi se non c'è nessuno che concorre, si dà a colui che offre il prezzo, diciamo, che concorre. La procedura in sé non è, bisogna capire poi se è stata pubblicizzata adeguatamente, bisogna capire tanti altri fattori, che magari se come è stato condotta tutto la procedura, ma lì non vedo più in questa cosa come nel fatto che, se è vero che questi terreni, che non so neanche dove siano, erano già stati resi edificabili prima, poi uno viene accusato e dice ma sono tuoi, che per carità, se andiamo a guardare i terreni edificabili dei cittadini italiani che poi si mettono a fare politica, Berlusconi ne aveva parecchi di terreni edificabili quando non era in politica, eppure quindi. Ecco, la cosa invece che mi ha dato molto sorpresa è questa leggerezza del dire vabbè, do ut des, ti faccio un favore e tu ricevi. Ecco, questa logica qua è una logica perversa che purtroppo getta discredito su tutta la politica. Chi fa politica prima di tutto è lì per amministrare bene la cosa pubblica e deve partire dal presupposto che deve lavorare per arricchire lo Stato e non arricchirsi dallo Stato. Grazie Valle Gamberi, è un po' il sistema Toti, no? In Liguria il meccanismo era lo stesso, anche proprio la disinvoltura con cui lo stesso Toti ritiene di aver fatto cose normali, cioè di aver chiesto finanziamenti in cambio di favori. Il monito di Cacciari, vediamo la nuova Venezia, l'ex sindaco dice: finito il ciclo di Brugnaro, ma le toghe non possono sostituirsi alla politica. L'ex sindaco racconta degli incontri sull'area dei Pili in totale correttezza e trasparenza. La macchina amministrativa è oliata per la corruzione? Non credo, dice, non ne ho avuto sentore. Vedremo di sentirlo domani durante il nostro telegiornale. Allora, ringrazio nuovamente Nadia Sass, giornalista ucraina, alla quale vorrei
Intanto chiedere un commento sulla corruzione e su qual è la dimensione della corruzione in paesi come l'Ucraina e come la Russia. Io non farò una traduzione, ma cercherò di sintetizzare quello che spero di capire bene, insomma. So, Mrs. Sass, thank you very much for being with us in Focus. You're a very popular TV host, and you're not living in Ukraine. What's the level of corruption in Ukraine and in Moscow? In Ukraine we have a really terrible situation in corruption as well, and it's really strange that during the war we still have such strange system, and we have a lot of help from different European countries, and Europe try to help with the money, with the weapon, but unfortunately we still have died people, and we still have the highest corruption in Europe. I want to tell about my story. In 2022, in January, 1 month before the war, I received threats from our Ukrainian Nazi, because I was an opposition journalist, and we tried to persuade people that it's our last chance to try to build normal relations with Russia, and the presidential Zelensky promises turned out to be empty words, because the Ukrainian government thought that it's a chess game between Russia and Ukraine. But unfortunately, it's not a chess game. It's a chess game between West and Russia. And Ukraine today is just a battlefield. And that's why we have a war, we have a lot of people that have died, and still we have a corruption. And why do you need to pay for that? Why do you need to pay for corruption in Ukraine, for their pockets with the money? And it's really terrible that now, of course, we have a chance to observe the creation of multipolar world, but unfortunately, what's the price for that? It's a price of Ukrainian people. And you know, I received a lot of letters on Facebook and Instagram from Ukrainian guys and girls, and they ask me, Nadia, when we will have a peace? When we will have peace? But unfortunately, the European Union, as the organization, I thought that it's a peaceful organization, but today we live in Orwell's reality. War, it's a peace. And when I heard Macron's words about that we need to pass our soldiers to Ukraine, but why you are sitting here and tell it to us? It's better to go with the guns to Ukraine. We, like Ukrainians, and you, like European people, need to find a peace solution for that, to stop this war. Because Ukraine had a chance to stop it in March 2022. Okay, Mrs. Sass, I'll try to translate just a part of it. Ho capito che dice che viene considerato, Mosca sostiene che questo è un gioco di scacchi e che così non è, e che l'Unione Europea non dovrebbe, diciamo, finanziare gli armamenti, non dovrebbe mandare le armi all'Ucraina, e che lei è stata, Valdegamberi, non so, lei poi conosce meglio di me la storia di Nadia Sass, è stata anche minacciata da nazisti in Ucraina, è stata minacciata di morte, e per questo ha dovuto trasferirsi altrove. Quindi la sua visione dell'Ucraina è molto diversa da quella, soprattutto per quanto riguarda il potere in Ucraina, da quella che è l'Unione Europea, su cui lei è molto critica, tenta di venderci, più o meno è così? Guardi, io sì, ho ascoltato quello che ha detto, e più o meno i concetti sono molto semplici. E questo conflitto diventa quasi un conflitto per conto terzi, e alla fine a pagare le spese sono gli ucraini, sono anche i russi, e la popolazione semplice, che è costretta ad andare a un fronte per combattere quando si poteva seguire la via della diplomazia
risolvere i problemi già prima. Ho conosciuto Nadia ancora anni fa, in un incontro fuori dal suo paese, e poi un altro giorno mi è arrivato un video di un'altra sua collega e ho chiesto a Nadia se questa persona esiste davvero. Poi sono andato su Wikipedia, ho visto che è una persona reale, una giornalista di un altro programma televisivo ucraino, anche questa che si lamentava del fatto che noi continuiamo a mandare armi e che non ascoltiamo quel che pensa veramente la popolazione ucraina. Voglio ricordare che non c'è libertà di pensiero e opinione come noi spesso banderiamo, diciamo guarda che i russi sono dei dittatori, l'Ucraina è un paese di libertà. In Ucraina sono stati aboliti ben 11 partiti d'opposizione, non c'è la libertà di stampa. E questa giornalista diceva: guardate, fate il test, aprite le frontiere, scommetto che non ci andrà più nessuno al fronte, e se aprite le frontiere se ne vanno tutti, perché nessuno vuole andare a combattere, tutti vogliono che si faccia un accordo, che gli accordi c'erano, bastava rispettarli, bastava cercare la via della diplomazia. Io mi ricordo, ero a Yalta in un convegno del 2018, c'era anche Dun Walder, che era allora presidente dell'Alto Adige, e portavamo come modello l'Alto Adige per il Donbass. In un convegno spiegavamo qual era il modello di autonomia dell'Alto Adige per riuscire a risolvere il problema del Donbass. Mentre facevamo questo, d'altra parte, la Merkel stessa ha dichiarato che gli accordi raggiunti a Minsk per la pace servivano solo per far armare le parti. E quindi a quel punto lì di cosa parliamo? Cosa abbiamo fatto noi per prevenire che i conflitti si trasformino poi in queste tragedie? Ecco, noi dobbiamo lavorare per prevenire, rimettere il tavolo sul tavolo la diplomazia è la grande assente in queste vicende. Indipendentemente che abbiano ragione i russi o gli ucraini, qui manca la diplomazia del tutto. E quando vedo Orban che ci sforza di girare nel mondo di qua e di là e vedo che invece di supportarlo oppure di dire portiamo avanti insieme un tavolo di trattative, viene attaccato, viene delegittimato, mi chiedo, a noi interessa vendere armi, fare business, il business delle armi è uno dei business più importanti, sulla pelle degli altri. Ecco, io lo guardo dal punto di vista anche umano. Certo. A me dispiace molto quando ogni giorno vedo il bollettino dei morti che ci sono per la guerra. Io conosco abbastanza quelle zone lì, conosco molte persone, le persone chiedono che si vada a un tavolo e si comincia a parlare. Bene o male, non c'è un ucraino che non sia, che abbia un parente russo, un russo parente ucraino, sono due popoli veramente uniti, come dire, fare la guerra tra Lombardia e Veneto. Stiamo parlando di due realtà che sono due parti di una stessa, diciamo, storia, e quindi è inutile che continuiamo a lavorare nel dividere, dobbiamo cominciare a lavorare per unire. Grazie Valdegamberi. Vediamo un titolo del Fatto Quotidiano: l'Ucraina può attaccare in territorio russo. Ecco il primo atto del Parlamento europeo, governo si spacca, la Lega dice va contro la linea italiana. Mrs. Sass, this was the title of an Italian journal, online journal, and it says Ukraine can, at this point, says Europe, Ukraine must, can attack in Russian territory. Don't you think both Putin and Zelensky are not doing anything to try to stop the conflict? You know, we had a great chance to find a peaceful solution for the conflict. It's a visit of Mr. Orban to Ukraine. It was really a peaceful movement because he visited Ukraine, then Russia, then had a meeting with Donald Trump. But unfortunately, the European Parliament decided that it was the wrong decision for them. But I think that it's the last chance to stop it. Yes, we know that Kyiv plans an offensive at the front, and regardless of where the West will provide the armed forces of Ukraine with everything necessary, but at the same time, it's impossible for them to tell the Ukrainian people that live in Ukraine that we lose this war. They try to make their friends on the front, and if it will be absolutely the full of victims, they will say that, of course, we need to find a peaceful solution. Okay, thank you very much. Grazie molto a Nadia
a Nadia Sassi, insomma, in sostanza l'Europa potrebbe, dice, fare molto di più per tentare di trovare una mediazione, trovare una situazione diplomatica, no? Mi pare, Bottero, cosa ne pensa? Grazie, sappiamo che deve lasciarci Nadia Sassi perché ha ad altri impegni. Thank you so much. I hope to see you. Where are you broadcasting now? In Bielorussia? Can you go back to Ukraine or not? I have my TV program on international relations. Uh-huh. Yes, on Belarusian TV channel. Good. And we were so grateful to see you now in my TV program. Thank you so much. Thank you for the opportunity to see you. Bye-bye. Thank you. Good luck. Bottero? Ci sono alcune cose complicate. Sì. Io sono a favore della pace in maniera, come si dice, univoca, e sicuramente mandare armi non è proprio la politica che più pacifista che ci sia, però ci sono dei fatti, e qua ci sono anche degli avvocati, no? I fatti sono concludenti, cioè cadono le bombe, chi è che le butta? Il sindaco del Codogné? Non mi pare. Chi è che le butta? E chi che le butta deve smettere di buttarle. Questa è la prima parte della... Di fronte a uno piccolo che le prende da uno più grande, cioè, ci viene abbastanza spontaneo, anche se aiutarlo, anche se io sono convinto che noi stiamo facendo quello che ci ha ordinato di fare l'America, perché noi abbiamo perso la guerra tanti anni fa e siamo ancora occupati da un esercito di amici carissimi, che però non è l'esercito italiano e giustamente deve fare gli interessi dell'America. Quando noi abbiamo cominciato le operazioni in Ucraina, la prima roba che abbiamo fatto è abbiamo comprato il gas dagli americani pagandolo 4 volte di più, ma non è che ce l'hanno regalato purché lasciassimo stare quello russo. Poi abbiamo dovuto aumentare le spese militari per mettere le bombe, no? Giustamente, perché quest'altro aveva invaso, continua, eccetera. Però neanche Orban mi è simpatico, onestamente, le cose che ha fatto nel suo paese non sono proprio un esempio di democrazia, quello di tacitare, come si dice, i giornali e di governare i tribunali. Però, sai, uno fa quello che può. Cos'è che stiamo facendo noi come Europa e come Italia per la pace? Abbiamo detto potete attaccare in Russia. Certo che dal generale, a che senso, loro gli piace così la vita, ma guardate che non è che una cavolata ne giustifica un'altra, cioè se ha sbagliato Putin a bombardare, non è che noi bombardiando la Russia facciamo una cosa sacrosanta, si chiama vendetta, è quello che si stanno divertendo a fare arabi israeliani a 50 anni, no? E Mino Savaria dove cavaghi ne permetti, che ne per dirla in Veneto, cioè adesso per carità poi ne discutiamo eccetera, ma la pace viene prima di tutto. Io l'unico modo che conosco legale e morale per cambiare i confini sono le determinazioni dell'ONU che le ha chieste la Russia negli anni 60 per riuscire ad avere la libertà delle colonie, no? Che è quella dell'autodeterminazione, cosa che l'Italia a noi non vuol dare, la Spagna non vuol dare alla Catalogna perché hanno paura, perché vogliono i soldi, no? Cioè il problema alla fine è sempre quello, cioè la gente dovrebbe governarsi da sé. Perché vogliamo il territorio degli altri? Perché Putin vuole il territorio dell'Ucraina? Perché l'Ucraina vuole il territorio? 6 mesi di pace, controllo dell'ONU e si vota. Cioè si vota, uno vuole essere russo, è russo, vuole essere ucraino, è ucraino. Cioè non vedo qual è il problema. La gente là l'abbiamo fatto fare alla Cechia e alla Slovacchia, no? È andato tutto bene. L'ha fatto il Nord Sudan e il Sud Sudan e non è andato tanto bene, ma voglio dire, è così. Cioè non riesco a capire tutto il resto, non riesco proprio a capirlo. Grazie Bottero. Allora vediamo, già che siamo passati un po' sul versante, sul quadrante europeo, professor Favero, Giorgia Meloni sta trattando con Ursula von der Leyen, che sta cercando di avere i voti necessari per fare un bis alla presidenza della Commissione europea. Si dice che non è cambiato nulla praticamente, che l'asse rimane quello di liberali, socialisti, popolari e che quindi l'Italia, secondo Salvini, non dovrebbe così aggregarsi a questa
a questa comitiva, cosa ne pensa? La Meloni sta dimostrando totale autonomia nella gestione della politica estera. Lo ha fatto mutando anche quelle che erano le posizioni ufficiali sue e del suo movimento 3 o 4 anni fa. Si sta muovendo con grande pragmatismo che fa rima con camaleontismo, e quindi non mi stupirebbe che alla fine, per avere fitto in una posizione importante, trovasse il modo di giustificare un sostegno al governo della von der Leyen, che è stato un governo opaco, un governo pieno di contraddizioni nel precedente mandato, e in questo momento non ha di fronte a sé una grande maggioranza. Non dimentichiamoci che il tiro al piccione lo fanno anche, è uno sport praticato oltre che nel Parlamento italiano anche nel Parlamento europeo. I franchi tiratori sono sempre molti, e quindi credo che per la von der Leyen si prospetti uno scenario che non è assolutamente quello di cui necessiterebbe oggi l'Europa per tornare a avere un ruolo da protagonista. Quindi la Meloni si muoverà per fare gli interessi dell'Italia e del suo governo, e soprattutto del suo partito. Salvini si sta muovendo, e lo dico da leghista, in una direzione che non ha nulla a che fare con la storia della Lega. È totalmente estraneo a noi far parte del gruppo dei patrioti. Perché? Perché i patrioti si rifanno a una visione nazionalista della politica, che è la stessa che ha precipitato l'Europa nella prima guerra mondiale poco più di un secolo fa. Ed è la stessa malattia che sta spingendo alla guerra, che sta insanguinando il cuore dell'Europa. Qualcheduno pensa che l'Ucraina sia fuori dall'Europa, no? È fuori dall'Europa burocratica, ma è il centro dell'Europa storico-culturale. Non a caso il suo nome significa terra di mezzo. Io non sono del tutto d'accordo con le posizioni di Valdegamberi. Lui non ha mai nascosto di essere filo russo. Io invece ho sempre provato una profonda avversione personale per Putin, quando a livello nazionale la maggior parte della nostra classe politica di destra e di sinistra con Putin dialogava, e come. Anche Letta, non solo Salvini o altri. Io vi ricordo che Putin è esordito con la guerra in Cecenia, poi ha proseguito con la guerra in Georgia. Il suo obiettivo è stato quello di rinforzare l'esercito russo, perché ha una visione militare dell'esercizio del potere, che è la stessa visione che hanno anche gli americani. Un'Europa più autorevole probabilmente si sarebbe frapposta fra le due superpotenze. Putin ha senz'altro sbagliato e ha mostrato l'ennesima volta la sua natura criminale attaccando l'Ucraina, ma il suo attacco non è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La Merkel ha ammesso che i trattati di Minsk, più che a trovare un accordo con la Russia, sono serviti per dare qualche anno all'Ucraina per riarmarsi. L'attuale segretario della NATO, Stoltenberg, che per fortuna sta arrivando alla fine del suo mandato, ha ammesso che nel 2021 Putin aveva minacciato di muovere guerra all'Ucraina se l'Europa e soprattutto gli Stati Uniti non avessero smesso di portare avanti una politica di interferenza. Allora, non dobbiamo dimenticare che nel 62-63, quando gli americani portarono i loro missili in Turchia, la Russia reagì cercando di portare i propri missili a Cuba, e non è che gli Stati Uniti presero molto bene quell'operazione. E non interessava nulla agli Stati Uniti del diritto di sovranità di Cuba. Erano interessati a non avere i missili troppo vicini. Era allora, presidente Kennedy, per l'appunto, la questione della baia dei porci, insomma, no, a Cuba. Esatto. Diciamoci la verità. Aveva ragione Einaudi e aveva ragione dopo di lui Spinelli. Avevano entrambi ragione a sostenere che anche gli stati democratici, quando si muovono sullo scacchiere internazionale, si comportano come predatori. Un'Europa diversa avrebbe potuto fungere da forza mediatrice ed evitarci una guerra che è tremenda. A proposito di guerra, io non vorrei che dimenticassimo che stiamo usando metri diversi per giudicare i conflitti. Faccio un esempio. In Medio Oriente sono morti 15.000 bambini, molti di più di quanti non ne siano morti in Russia, nella guerra fra Russia e Ucraina. Domanda: stiamo usando la stessa attenzione per l'una e l'altra guerra, o stiamo usando parametri diversificati? E soprattutto, che fine ha fatto la guerra
in Etiopia, nel Tigray, dove c'è un numero di morti spaventoso di cui nessuno sta parlando. Professore, no, allora, no, non facciamo un'analisi planetaria, se no non finiamo più, scusi, perché abbiamo dei qua. Tempi. Mi fermo qua concluda, per dire che... concluda pure comunque, sì. Mi fermo qua per dire che cosa? Che oggi ci muoviamo in un mondo multilaterale, come diceva la giornalista collegata prima, sì. Per contare bisogna far parte di un livello almeno, di un'assemblea almeno continentale di paesi, di un concerto europeo, ma questo concerto europeo dovrebbe essere costruito all'insegna del federalismo, che peraltro è quel tipo di politica che avrebbe potuto evitare anche lo scontro in Ucraina e potrebbe essere la soluzione interna anche per il nostro paese, ma stiamo già vedendo che i primi timidi, umilissimi tentativi di passare un sistema autonomista vengono fortemente contrastati da chi continua a pensare che quel feticcio che chiamiamo Stato contemporaneo, Stato moderno, sia l'unica soluzione per gestire i rapporti politici all'interno delle nazioni e fra le nazioni. Grazie professor Favero. Torniamo da Stefano Valdegameri, che viene accusato da più parti di essere filo putiniano, poi sentiremo ovviamente Anna Maria Bigone e gli altri sì. Ospiti qui in studio. Prego. No, voglio semplicemente dire che io non sono né putiniano, né per Putin, né per gli ucraini, né per Zelensky, per nessuno, sono dalla parte dei popoli. E prima veniva citato appunto il fatto che si dovrebbe fare un referendum. Io sono perfettamente d'accordo. Nel 2014 ci fu un Parlamento, allora ancora era ancora, vi parlo da Crimea in questo caso, era ancora Ucraina, era ancora stesso Stato dell'Ucraina, il Parlamento di Simferopoli, come dire la regione Veneto, per dire una regione dell'Ucraina, e fanno un referendum approvano a stragrande maggioranza del Parlamento legittimamente eletto di fare un referendum per sentire se rimanere ancora con l'Ucraina oppure se diventare indipendenti dall'Ucraina. Questo è stato fatto, questo referendum non è stato dato la possibilità di eseguirlo, questo referendum, da parte dell'Occidente, è stato bloccato da parte di Kiev e su ordine dell'Occidente. In altre parti, come nella ex Jugoslavia, per esempio pensiamo al Montenegro, il referendum, siccome c'era da dividere l'ex Jugoslavia, frammentarla, per il Montenegro è stato concesso. Allora questo doppio standard, in base a quando mi conviene, vige il principio assoluto dell'integrità dello Stato, quando non mi conviene, allora c'è il principio, quando mi conviene, ovvero c'è il principio di autodeterminazione, quando non mi conviene c'è il principio di integrità assoluta dello Stato. Questo viene usato, questo doppio standard viene usato spesso dall'Occidente, e io vi posso garantire che se andate oggi in Crimea, ci sono stato anche con imprenditori a certo. Tentare di fare investimenti nonostante le sanzioni, e c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di investire là. Chiedete alla gente cosa pensa, e che non si fa mai sentire cosa pensa la gente qua. Vi assicuro, la pensa, ragiona come sto dicendolo io. A me non mi interessa quel che pensano i capi, voglio sentire la volontà popolare, perché il popolo è sovrano. Non possiamo noi interpretare in base ai nostri uso e consumo, ai nostri interessi, ciò che è la volontà popolare. A parte il fatto della storia, la storia ci dice, se qualcuno sa, quando Nikita Khrushchev nel 54 ha preso la Crimea e con un decreto l'ha attaccato alla regione dell'Ucraina, perché erano stati, per modo di dire, che c'erano parti tutti delle repubbliche sovietiche su una regia unica, allora ha chiesto l'opinione del popolo? No, l'hanno fatto a tavolino. Allora questi principi assoluti di integrità dello Stato, per me lo Stato appartiene al popolo ed è il popolo sovrano, quindi sono d'accordo nel fare un referendum, ma proprio il referendum che si doveva fare, non quello che hanno fatto poi in sostituzione, ma quello che si doveva fare legittimamente sotto lo Stato dell'Ucraina, è stato vietato, e quindi si è fatto di tutto per nazionalizzare delle zone dove sono maggioranza russe, parlano russo, hanno riferimento come religioso non a Kiev ma a Mosca. C'è una storicità che dice in questa direzione, parliamo tanto di autonomia, federalismo, ma lasciamo che si esprimano. Questo è il problema, ma non vogliamo che si esprimano. Chiarissimo, vi prego di essere un po' più sintetici, perché siamo in tanti, il tempo è tiranno, come si suol dire. Allora, Anna Maria Bigone, intanto abbiamo cambiato titolo, Giorgia Meloni in Libia per fermare gli scafisti, un'altra missione della Premier per tentare di arginare i flussi. Il Palazzo Chigi sostiene che in effetti i dati parlano di un calo nei primi mesi dell'anno del 60% degli arrivi rispetto all'anno scorso. Su questo, se vuole, e anche però su quanto stavano dicendo della Russia e dell'Ucraina sia Valdegamberi che Marzio Favero.
Grazie. Intanto per quanto riguarda la guerra, io l'ho sempre detto, insomma c'è stata una fase iniziale dove effettivamente le armi sono state consegnate, sono state fornite all'Ucraina perché la difesa doveva esserci, era evidente che bisognava sostenere quella prima fase e quindi cercare di finire o quantomeno di fermare l'invasione, perché di questo si tratta, russa. Dopodiché però adesso io credo che da un po' di tempo la diplomazia avrebbe dovuto prendere in mano la situazione e cercare di fermarla questa guerra. Io non credo che sia una questione di numeri, di dove si muore di più, dove si muore di meno, quanti sono i bambini. Tutti sono importanti, da bambini agli anziani, che sia uno, che sia un milione. Da questo punto di vista l'Europa deve essere veramente più forte. Io chiedo e chiederò sempre che faccia la sua parte nel fermare questa guerra, perché avremo un'estinzione di un popolo a breve. L'Ucraina può resistere finché vuole, però insomma stanno morendo e credo che sia molto più importante invece cercare di trovare una soluzione. E la politica deve assolutamente farlo. Tutte le guerre sono importanti e la politica deve intervenire. Non è che ce n'è una più importante dell'altra. E quella ucraina probabilmente ha cercato di essere più importante, tra virgolette, perché di fatto era l'apertura in Europa di una strada di cui magari si temeva fosse magari il percorso principale. Per questo c'è stata tanta attenzione, ma va fermata. L'altro punto di vista invece, per quanto riguarda l'invasione, abbiamo sentito il grido degli imprenditori, servono gli immigrati. Non c'è più personale. Allora è inutile che merito se i nostri vogliono o meno fare i lavori che non fanno più. È inutile, noi stiamo saltando delle generazioni, perché in Veneto e in Italia abbiamo un problema enorme, che siamo il popolo più vecchio e con meno natalità e quindi abbiamo bisogno di immigrati, quei lavori che gli imprenditori chiedono loro. Abbiamo sentito un'intervista degli ultimi tempi, il fatto di bloccare che sembra che non ci riesca perché sta investendo tantissimi soldi, abbiamo visto insomma i progetti che ha fatto la Meloni, sarà diminuito adesso questo mese magari l'entrata delle persone, però di fatto sappiamo che se facciamo i conteggi degli anni insomma il lavoro mica l'ha fatto la Meloni assolutamente, ma deve fare una riforma, questo deve essere fatto, bisogna che venga rivista la legge, che venga fatta un'equa distribuzione e siamo tutti d'accordo, ma nello stesso tempo che vengano fatti quei flussi regolari per cui anche l'Italia ha bisogno, altrimenti le ditte se ne andranno sempre di più. Grazie Anna Maria Bigon, più di 1500 sms e whatsapp che sono arrivati nel frattempo. Allora Enrico Turin, su questo, se vuole, sull'immigrazione piuttosto che... Direi sull'immigrazione a questo punto. Sì, beh, partirei un secondo, mi permetta, sì, sulla posizione anche di Fratelli d'Italia riguardo alla guerra in Ucraina, sì, dove è chiara che esista un aggressore, che è la Russia del presidente Putin, e un aggredito, che è l'Ucraina. Ricordo che già nel 2014 Putin invase la Crimea e poi Zelensky, che si accusa sempre come se fosse... come Putin da 30 anni presidente dell'Ucraina, in realtà è stato eletto nel 2019, quindi a situazione già conclamata. Non ho visto tanto federalismo nella presidenza Putin quando la Cecenia, il Dagestan avevano chiesto di essere indipendenti dalla Russia e sono state invase, la Georgia lo stesso nel 2008 se non sbaglio, invasa dalla Russia del presidente Putin. Voglio dire, mi pare abbastanza chiaro che un paese come il nostro, un governo come il nostro, un partito di patrioti italiani non possa che andare a sostegno di un paese che ha aggredito fornendo semplicemente le armi per difendersi. Anche quando si parla di attaccare o meno il territorio russo, è chiaro che non può uno difendersi fino al cancello di casa se quell'altro gli spara da 2 metri più indietro. Per difendersi avrà bisogno di attaccare i punti da cui partono gli attacchi appunto della Russia in territorio ucraino. Quindi di questo si sta parlando, nessuno dice di bombardare Mosca, ma se dalle città interne alla Russia
si attacca il territorio ucraino, è chiaro che bisognerà fermare la fonte appunto dell'attacco. E su questo comunque il governo italiano non credo che si sia mai spaccato, nonostante la risoluzione oggi al Parlamento europeo. Le risoluzioni del Parlamento italiano hanno visto tutte le forze politiche, compresa la Lega, votare favorevolmente al diritto dell'Ucraina di difendersi. Detto questo, è chiaro che poi, una volta arrivati a questo punto, cioè all'errore che ha fatto l'establishment politico e militare russo all'atto dell'invasione, cioè credere che Kiev sarebbe capitolata in 3 settimane, bisognerà pur arrivare a un tavolo di trattativa in cui chiunque, sia la Russia che l'Ucraina, dovrà cedere qualcosa. Sicuramente non possiamo pensare che la Russia ceda la base di Sebastopoli, che le permette poi di arrivare nel Mediterraneo e da lì tutti gli altri contesti geopolitici che adesso non trattiamo. Per quanto riguarda invece... Allora, vediamo prima la preoccupazione dei cittadini a Vicenza per l'arrivo nelle basi militari, la Ederle ma anche ad Aviano in Friuli Venezia Giulia, dei missili mandati dall'Europa per sostenere l'Ucraina. Vediamo. Missili a corto raggio che saranno portati nelle basi USA anche del Vicentino, che cosa ne pensa? C'è paura, c'è preoccupazione? C'è un po' di preoccupazione, c'è sempre, naturalmente con le notizie che ci sono in giro e le guerre in corso, chiaramente non è una bella notizia, quindi sì, un po' di preoccupazione c'è. Non che qui siamo stati sempre disarmati piuttosto che sprovvisti di truppe o di quant'altro, però insomma la situazione attorno non è la più favorevole. Un po' di pericolo c'è, però ormai la base americana, gli americani sono parte integrante della popolazione vicentina, quindi questo è il prezzo che si paga, insomma. Sicuramente le armi non sono apprezzate, cioè si vorrebbe scongiurare il più possibile guerre e qualsiasi altra cosa di questo genere, e quindi di conseguenza bisogna vedere la finalità, ecco il motivo per cui, con quale spirito viene fatto tutto questo. Non può non esserci preoccupazione di fronte a questa escalation, diciamo, non si può rimanere indifferenti. Vanno bene, ci servono in questo momento. Perché? Perché la Russia è in pericolo, è un pericolo. Allora guardi, la mia opinione è solamente una, le armi insomma anche no per me, e quindi tutto quello che può essere risolutivo è solamente con il dialogo e con l'apertura all'altro in ogni caso. Le armi per me no, solamente questo mi sento di dire. Ma preoccupazione non ce n'è a mio parere, anche perché sono missili a corto raggio e comunque Vicenza convive già da mo' con gli americani, quindi sappiamo che è una città sotto il profilo militare importante per la difesa dell'Europa. Per quanto riguarda la difesa dell'Ucraina, io credo che sia corretto impegnarsi affinché non ci siano degli stati che, usufruendo della forza, impongano le loro necessità. È altrettanto vero che, dato il tempo trascorso, le vite umane che si sono spese sino ad oggi, ci debba essere un impegno politico alla fine di arrivare ad una pace, perché nel bene sia dell'Ucraina sia della Russia e anche dell'Europa, ovviamente. Allora, sindaca, per quanto riguarda i migranti, lei da sindaca, voi a Codogno avete avuto problemi, richieste da parte della prefettura di accoglienza, di ospitalità? No, ad oggi non mi sono giunte richieste. Chiaramente sono sempre situazioni complicate da gestire, no? Perché si tratta di persone e prima ho sentito dire che sono utili e che sono necessari. E sono utili e necessari quando sono già integrati e sono accolti nei modi in cui devono essere accolti. Non è così nel nostro caso, nel senso che arriverebbe al comune una comunicazione di arrivo, li dovrei gestire, non saprei dove metterli, non ci sarebbe l'integrazione adeguata e non sarebbe un trattamento adeguato per una persona umana e per una vita umana, e non sarebbero trattati così come dovrebbero essere, perché chiaramente i comuni non hanno la competenza e la capacità di gestire una situazione del genere, quindi sentire che sono utili i migranti in arrivo non mi sembra proprio una cosa che mi trova concorde, ecco.
Ecco, poi di fatto però c'è da parte degli imprenditori la richiesta di manodopera possibilmente qualificata, cosa che non è facile, però in effetti c'è una mancanza nelle nostre aziende. Mi diceva l'altro giorno Luigi Susin, che si occupa tra l'altro delle imprese per Fratelli d'Italia, che le aziende vanno a caccia per esempio di giovani informatici, no? Se li rubano perché non li hanno, e quella è una categoria dove le aziende si buttano a la mancanza di lavoratori per le aziende è effettivamente un tema, nessuna conoscenza, spesso insomma me ne parlano e conosco personalmente imprenditori che ricercano personale. Penso anche che insomma io conosco tanti ragazzini, tanti giovani anche volenterosi che escono dalle scuole, che a volte non sanno bene da che parte andare, quindi piuttosto per la ricerca del personale farei dei percorsi formativi per i ragazzi all'interno delle scuole. Gli istituti professionali sono particolarmente frequentati ancora, insomma non tutti vanno all'università, quindi penso che la manodopera si possa trovare proprio anche all'interno delle nostre nuove generazioni e che si possa invece fare un lavoro di formazione di questo tipo. Ecco, su questo e altro, Elisabetta Baldi? Sì, appunto c'è una correzione a monte da fare, nel senso che un conto è parlare di migrazione legale e dall'altra immigrazione illegale, cioè dire che devono entrare per sopperire la manodopera italiana, ma che entrino pure attraverso flussi irregolari, non credo che sia corretto da dichiarare. Difatti tutta l'attività appunto di Giorgia Meloni è quella di cercare di rendere il problema dell'immigrazione un problema di tipo internazionale, no? E ha già coinvolto l'Europa rendendola responsabile che il problema dell'immigrazione è un problema di tutta l'Europa e non solo dell'Italia, perché le coste italiane sono le coste europee, ed è riuscita attraverso una cooperazione con i paesi africani a realizzare degli obiettivi, tra cui abbiamo visto anche da ultimo cioè ci sono 2/3 meno di sbarchi rispetto all'anno scorso. No, vediamo delle immagini che insomma hanno fatto discutere. Siamo alla frontiera a Ventimiglia, la frontiera con la Francia, un uomo trova nel suo camion nascoste delle ragazze che si erano introdotte nel mezzo proprio per passare la frontiera. A un certo punto se ne accorge l'autista di questo camion e le prende a cinghiate, certo non delle scene, diciamo. D'altra parte c'è anche il fatto che qui si tratta di clandestini che senza appunto clandestinamente si introducono dentro dei mezzi. Lodo sui tentativi di Giorgia Meloni, ha fatto accordi con la Tunisia, c'è l'Hub nel nord dell'Albania, insomma è un governo che se non altro si sta dando da fare. E quel video secondo me è la dimostrazione che l'Europa così non funziona. Perché parliamo spesso di Lampedusa, non parliamo di quello che succede a Ventimiglia. Io ho sentito prima, tra l'altro, una statistica proprio su Ventimiglia dell'anno scorso, nel 2023, su 44.000 tentativi di passaggio oltre il confine, ecco, 33.000 sono stati respinti. E quei pochi, quindi la minoranza, che sono riusciti a raggiungere la Francia, erano per lo più minorenni, quindi obbligati ad accogliere. Ecco, o l'Europa inizia a ragionare in maniera uniforme e a cooperare, soprattutto in queste materie, in primis sull'immigrazione, o altrimenti non ha senso di esistere, perché comunque quegli episodi lì, perché lei diceva che appunto erano dei clandestini, ma quei clandestini però nel frattempo erano in Italia e si stavano passando verso la Francia. Certo. Quindi o iniziamo ad aiutarci a cooperare, o altrimenti non ha senso. Poi rispetto alla domanda fatta ai tentativi del nostro governo, secondo me il nostro governo si sta muovendo benissimo e lo ha fatto sin dall'inizio attraverso il ministro degli esteri Tajani e lo stesso presidente del Consiglio Meloni, perché anche rispetto all'accordo con l'Albania che ci hanno deriso tutti, in realtà poi oggi, qualche mese fa, diversi paesi dell'Unione Europea hanno fatto richiesta per arrivare a determinati rapporti collaborativi e a prendere spunto proprio dal nostro accordo fatto con l'Albania. Quindi secondo me il governo si sta muovendo bene, posto che comunque anche la missione di oggi in Libia è valevole e utile anche a quanto succederà domani rispetto all'elezione di Ursula von der Leyen. Io credo che domani sera racconterete una puntata particolare, perché sarei curioso capire come si muoverà
l'ECR, come ci muoveranno i conservatori, perché comunque l'immigrazione è una delle leve per l'appoggio a Ursula von der Leyen, posto che Forza Italia appartiene al Partito Popolare Europeo, ma non tutta Forza Italia ha stappato le bottiglie di champagne quando hanno scoperto che, quando hanno votato Ursula von der Leyen come candidata alla Commissione. Quindi le perplessità ci sono anche da parte nostra, perché certi fallimenti sono alla luce del sole e innegabili, il Green Deal tra tutti, e quindi oltre all'immigrazione, ecco, anche il Green Deal, l'altro argomento per cui farà leva Giorgia Meloni. Però il nostro governo, secondo me, allo stesso tempo si sta muovendo bene, e il problema è proprio l'Europa, ne parlava prima Favero, non riesce a giocare di anticipo, ma soprattutto gioca d'attesa, perché comunque si parlava, e parlava la giornalista, che tra l'altro ho visto che non è rimasta traumatizzata aver visto il Fatto Quotidiano, quindi è una cosa positiva tra tutti i quotidiani vanno a mostrarle. No, comunque, a parte gli scherzi, a parte questo discorso, in realtà è vero, l'Europa dovrebbe giocare un ruolo diverso, ma il peso più grosso anche degli aiuti militari arriva dall'America, e secondo me sarà decisiva l'elezione che ci sarà a novembre, e si pensa alla vittoria di Trump, comunque si vedrà lì, ma secondo me sarà decisivo anche per il proseguo di tutte quelle tensioni che ci sono sia in Russia sia in Medio Oriente. Allora, a proposito d'Europa, vorrei tornare da Anna Maria Bigon, perché Anna Maria Bigon si occupa di sanità in regione, e c'è questa notizia, vaccini sui vaccini anti-Covid, la Corte europea contro la Commissione, la Corte di giustizia, scarsa trasparenza sui contratti, la replica, equilibrio tra privacy e interesse pubblico, e qui la solita Ursula von der Leyen. E poi, Bigon, c'è anche la questione risolta a favore delle regioni, del tentativo da parte del governo di delegare allo Stato l'abbattimento delle liste d'attesa, no? Le regioni, compreso il Veneto, hanno detto no, quella è roba nostra, non mettete le mani sulla nostra, sulle sanità regionali. Allora, per quanto riguarda i contratti dell'acquisto dei vaccini, ci ricordiamo all'epoca le perplessità che erano emerse un po' da tutti sulla stipula dei contratti, sia per quanto riguarda la fornitura, sia per quanto riguarda le clausole che all'epoca appunto erano state sottoscritte dalla nostra rappresentante europea. Per cui di fatto, insomma, niente di nuovo alla luce del sole. È vero comunque che l'oggetto, quindi l'acquisto e la compravendita di vaccino, è stato sicuramente utile per farci andare fuori dalla pandemia. Questo è innegabile, questo è innegabile, e dobbiamo prendere questo come atto fondamentale. E l'altro aspetto sulla sanità, sì, ma di fatto rimane comunque un decreto con lo Schillaci è vuoto di fatto. Perché al di là delle liste d'attesa che rimangono, come è giusto che sia, perché di fatto, insomma, l'abbiamo visto, il titolo quinto dà la gestione della sanità alle regioni, e quindi non. Ma comunque non cambiava nulla nemmeno prima, perché di fatto questo decreto prevedeva cose già previste delle leggi precedenti. La sospensione delle liste d'attesa è una legge del 2005, il fatto di lavorare il sabato sera durante il weekend e quindi anche la sera era un fatto previsto nel piano nazionale del 2019-2021, l'obbligatorietà di fare le visite all'interno dei tempi prescritti dal medico, previsto dalla legge 124 del 98, per cui ecco, tanto che le regioni, a parte il Lazio mi risulta, tutti avevano votato contro l'approvazione di questo, hanno risolto con emendamento. Poco cambia di fatto, insomma, poco cambio, perché non entrava prima il governo nelle liste d'attesa, perché nemmeno ci mette un soldo, e appunto rimetteva in mano tutto quello che era già stato stabilito, era stato solo una propaganda durante la campagna elettorale, e cambia poco anche adesso, perché insomma il problema delle liste d'attesa c'è. L'importante è che veramente venga preso in carico seriamente, che si investi nella sanità pubblica, perché se andiamo avanti così non solo perderemo questa possibilità grandiosa di difesa del diritto alla salute attraverso la gratuità di un servizio pubblico e la prevenzione, ma nello stesso tempo avremo un problema enorme, che sarà quello dell'assicurazione col privato, e quindi chi avrà soldi ancor più di adesso si cura, gli altri no. Ecco perché dobbiamo fare battaglie. Grazie, grazie Bigon. Sentiamo su questo anche
Stefano Valdegamberi, e poi parleremo del patrocinio alla partita Udinese-Israele che è stata negata dal comune di Udine, una scelta che ha suscitato molte reazioni. È stato negato il patrocinio perché il comune di Udine ha detto che è molto divisiva come questione, Israele è un paese in guerra, ne parleremo tra poco. Invece sulla sanità, Valdegamberi? Ma la cosa è molto... Perdono, vediamo, sono un po' sbilanciato qua. La cosa è molto strana, nel senso che proprio oggi parliamo di questi fatti di corruzione dove magari non si sono seguite bene le procedure oppure si è cercato di forzare le procedure, ma di fronte a miliardi, parlo di miliardi di euro spesi mediante messaggini di cellulare, e lì non tutto va bene. Cioè, francamente, se dobbiamo comprare una penna in un comune bisogna fare la gara d'appalto, se si spendono miliardi per i vaccini basta una telefonata, un sms all'amico, all'azienda, magari dove lavora anche il marito, eccetera. Cioè, queste cose qua passano del tutto così inosservate. E volevo ricordare anche che un altro fatto scandaloso, che mi pare un contributo del PNRR di circa, mi pare, su 200 milioni, vado un po' così a memoria, che era rivolto all'Università di Padova per la ricerca, che tra l'altro veniva condivisa con le stesse società multinazionali che producono il farmaco. In questo progetto c'era il marito stesso della von der Leyen, che poi, sollevato ovviamente lo scandalo, si è defilato, ma la sua società, mi pare si chiama Eurogenesis, una cosa del genere, è rimasta ancora nel progetto. Ecco, per dire come ci sono delle assurdità, molto spesso siamo pignoli sul, e magari mandiamo anche, non parlo del caso di Venezia, ma mandiamo anche così nel tribunale dei sindaci, ripeto, non è il caso di Venezia, perché magari c'è sospetto che la procedura, o forse c'è stato un favoreggiamento per poche migliaia di euro, è successo anche questo, querele per poche migliaia di euro, e alla fine non ci accorgiamo che miliardi di euro vengono spostati in maniera del tutto discutibile, senza la trasparenza, perché gestiti da grandi lobby, di un monopolio a livello mondiale di pochi si mettono d'accordo, e scopriamo poi che anche i mariti, i parenti di coloro che sono alla regia del sistema politico prendono ordini, cioè fanno parte di queste lobby che finanziate dalla politica, cioè da tutti noi cittadini, da tutti i cittadini che finanziano questi miliardi di euro. Ricordo che non sono soldi che vengono da Marte, neanche quelli del PNR, sono debiti che lasciamo all'Europa e o all'Italia. Ecco, questo, c'è questo paradosso che molto spesso non si vedono i grandi affari e magari si vedono i piccoli. Ripeto, sono perché ci sia la correttezza, la trasparenza dell'uso del denaro in tutte le operazioni, ma dobbiamo stare attenti anche sulle grandi operazioni, perché sembra quasi che queste vengano abbuonate, sono fuori dal conto. Se rubi tanto lì non c'è problema, sappiamo benissimo quel mondo lì quanti sono le tangenti, quanti sono gli interessi, e spesso io vorrei che veramente ci sia una sanità indipendente, si faccia ciò che è bene e non ciò che è utile a qualcuno. Grazie a Stefano Valdegamberi, consigliere regionale. Adesso ho chiesto a Francesco Ceron e a Mattia Pizzaia in regia di cambiare il titolo, non so se l'abbiamo già pronto, tra un attimo, eccolo qua, Udine-Israele, una partita ovviamente, il comune di Udine dice no al patrocinio, è una vicenda veramente abbastanza sconcertante. Perché Israele è in guerra e perché è una partita divisiva. Vediamo il servizio della nostra redazione di Udine, sentiamo. Il calcio, soprattutto lo sport, dovrebbe essere un momento di festa e aggregazione tra le persone fuori dal contesto legato al panorama internazionale geopolitico. Invece accade che una normale partita di calcio Italia-Israele, valida per la Nation League, in programma al Blue Energy Stadium di Udine lunedì 14 ottobre 2024, diventa un vero caso politico, mischiando la situazione attuale che si vive in Terra Santa con la guerra tra Israele e Hamas al mondo pagano del dio del pallone. Il regolamento del Comune di Udine è relativo alla concessione dei patrocini, all'articolo 1,3 dice che per dare il patrocinio
un evento non deve essere a scopo di lucro, quindi eventi a scopo di lucro, come chiaramente è una partita di calcio, non rientrano in questo. Ovviamente c'è una deroga, la deroga è prevista dal comma 3 ed è prevista per eventi che diano lustro alla città o che abbiano comunque uno scopo benefico. Ho sentito alcune dichiarazioni di esponenti di destra che dicono che lo sport è dialogo, inclusione, eccetera. Che dialogo c'è quando alla Palestina è impedito di partecipare ai campionati europei e a Israele sì? Che dialogo c'è quando ci sono un numero spropositato di atleti delle arti marziali, di giocatori di calcio, di nuotatori, di lottatori, di giocatori di basket, di giocatori di pallavolo, di allenatori che sono stati massacrati in questi mesi a Gaza? Ecco, questa è la situazione. I campi sportivi sia della Cisgiordania, dove ufficialmente non c'è una guerra, dove peraltro non c'è nemmeno Hamas, e di Gaza sono stati distrutti e rasi al suolo in questi mesi. Allora lo sport, se deve parlare di dialogo, deve parlare di pace, deve iniziare da chi è oppresso da tutti questi mesi. Quindi non si può far valere due pesi e due misure, e noi abbiamo semplicemente applicato l'articolo. Questo evento non avrebbe portato alcun lustro alla città di Udine. Ma non so, Leopoldo Voltero, ma a me sembra un po' lo stesso criterio con cui si dice: siccome la Russia ha invaso l'Ucraina, allora non ospitiamo più ballerini russi, nessuna partita di calcio ai campionati. Io non lo so. Che è più pericoloso l'Inter Milan, perché si sono anche tirati le schioppettate. Cioè, io non è che sono uno che sul calcio hanno deciso di non dargli il patrocinio, per me va ben così, guardi, cioè, sì. Va ben così. Il problema, se questo qua risolvesse la guerra in Israele, gli tolgo anche la porta e il pallone, insomma, no. Ma cazzata, ma. Cioè, di fronte al problema che gli israeliani stanno massacrando i palestinesi hanno preso i 140, che sono cose tutte gravi, poi ci sono pesi, c'è anche il numero al suo peso, no? E, cioè, quello è il dramma. Io, più che togliere il patrocinio, gli toglierei la rappresentanza diplomatica, gli toglierei le armi, gli toglierei i rifornimenti. Cioè, uno Stato come Israele che attacca i civili, no? Cioè, non è una bella cosa. E qualcuno ha detto che ha fatto più morti lì che in Ucraina, tra l'altro. Cioè, non prendiamo nessun provvedimento? Va bene così? Cioè, io capisco che loro sono stati attaccati dai terroristi e hanno ragione di rincorrere i terroristi, però sa, quando uno rincorre un ladro fuori di casa con la pistola, in Italia lo mettono in prigione, no? Perché c'è eccesso di autodifesa. Lì bombardano le scuole perché forse prendono il sergente di Hamas. C'è qualcosa che non va in questa roba qua. Comunque, tornando al discorso di... Mi è piaciuto molto del professore... Il problema dell'Europa è che non esiste. Il problema dell'Europa è che non si fida dei suoi cittadini, perché la burocrazia ha in mano troppo potere. E è vero che non hanno lasciato votare gli ucraini, ma neanche noi, perché quella volta del referendum, se vi ricordate, erano due le richieste. Uno era il referendum per l'indipendenza del Veneto. Abbiamo vinto quello per l'autonomia e la risposta è stata il LEP, che praticamente è la nuova cassa del Mezzogiorno. Cioè, stiamo qui, facciamo una trasmissione apposta, ma non c'è voglia di rispettare la volontà popolare. Adesso, in Europa... Di solito l'autonomia è una cosa di sinistra, tutti i partiti di sinistra si coalizzano per votare contro l'autonomia. Ragazzi, noi l'abbiamo votata, e se non ce la date, è ovvio che la velocità, come si dice, la forza centrifuga aumenta. Se non ci potete dare l'autonomia, ci tocca passare tutti all'indipendenza, perché quella si chiede all'ONU, non si chiede più all'Italia. Cioè, c'è qualcosa che non va, Grazie Voltero. Brugnaro fa bene a, fammi vedere Mattia, fa bene a vendere ai cinesi, glielo ha ordinato Marco Polo, non è male. Allora, né beneficenza né prestigio per Udine, cosa dice il regolamento, e perché il Comune non ha concesso il patrocinio per Italia e Israele, una decisione che ha innescato la reazione del centrodestra. Fedriga dice l'amministrazione regionale è disponibile, Ciriani, sport e politica dovrebbero rimanere due elementi distinti. Premesso, professor Favero, c'è il professor Favero? Ce l'abbiamo? No, premesso che, come diceva Voltero, ci sono
diciamo, questioni più importanti, però veramente a me sembra un po' paradossale, cioè addirittura non dare il patrocinio, perché poi d'accordo anche con Bottero sul fatto che Israele dovrebbe anche ridurre gli attacchi oppure limitarli a colpire chirurgicamente solo Hamas e non i poveri civili che ci vanno di mezzo, però anche questa mi sembra una questione così piuttosto sconcertante. Cosa ne pensi? Premesso che di guerre intelligenti non è possibile parlare, perché alla fine si arriva sempre al massacro dei civili, nonostante tutto il tentativo di vendere le balle sulle armi intelligenti, le nuove tattiche eccetera, alla fine si arriva sempre al massacro. Io credo sia una scelta profondamente sbagliata quella che è stata fatta a Udine, per un motivo. Rubo una riflessione a un amico filosofo, per Luigi Vero Tarca, che ha insegnato a Venezia e che avevo invitato a parlare di sport e più precisamente proprio di calcio. E Vero Tarca aveva insistito all'epoca su un concetto che io ritengo assolutamente interessante, ovvero sia che il calcio sia una forma per civilizzare la violenza. Se noi pensiamo bene al linguaggio che si usa nel calcio, si parla di strategie, di attacchi, di difese, una punta che tira un pallone forte, ha tirato una cannonata e via elencando. La cosa è vera, in qualche modo la violenza che è presente nella società, che fa parte di noi, attraverso il gioco, che è una cosa serissima, viene sublimata, e le regole consentono a chi vince di festeggiare in maniera moderata, a chi perde di non sentirsi umiliato. Quando il calcio non fa più questa funzione, abbiamo la violenza fuori dagli stadi, no? Bene, il calcio, come tutte le forme diverse di sport, è un gioco, ma è un gioco serissimo e è l'antitesi alla violenza praticata. Vi ricordate quanto diceva von Clausewitz sul fatto che la guerra è la politica condotta con altri mezzi? Beh, vale anche nel senso opposto. La politica è la guerra condotta con altri mezzi, cioè con mezzi più civili. Ecco che proibire, non dare il patrocinio a una gara perché ci sono atleti di Israele è assolutamente sbagliato. Premesso poi che la guerra è partita con un attacco feroce e durissimo di Hamas a Israele, e dicevo proprio in questa trasmissione che speravo che il governo Netanyahu non cadesse nella trappola di una ritorsione feroce che gli avrebbe alienato ancora di più le simpatie del mondo arabo, ma ahimè le cose sono andate esattamente in questo modo. Io sottolineo il fatto che lo sport deve servire per dire, per dare un time out a tutti. È sbagliato escludere dalle Olimpiadi gli atleti russi. Lo sport dovrebbe essere quella dimensione, come la cultura, nella quale la gente si incrocia, si incontra attraverso i confini. Non diventare terreno dove si costruiscono steccati che alimentano ulteriormente gli odi. Chiudo con una battuta, perché tu, direttore, hai appena citato alcuni momenti di scontro culturale che sono avvenuti qualche mese fa, no? Quando si diceva no a questa artista perché è russa, no a quel pianista, sì, perché è russo, eccetera. Ma io ho sentito di quelle idiozie terrificanti. Bulgakov è nato a Kiev, è morto a Mosca, appartiene alla sfera della cultura russa. Non si sa, dovrebbe leggere un autore che, attenzione, è stato uno dei più feroci critici delle forme di potere autocratico presenti in Russia. Allora, penso che queste assurdità debbano essere messe da parte, e anzi, torniamo a parlare dei valori dello sport, della cultura, della diplomazia, come ha detto qualche suo ospite poc'anzi giustamente, e della politica vera, per dire che tutte queste dimensioni servono a contenere le pulsioni violente che attraversano le società e evitare i massacri ai quali assistiamo ogni giorno. Molto, sottoscriverei anche le virgole del professor Favero. Vediamo delle reazioni a Udine. No, in particolare credo qui ci sia il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Caronte ha lasciato il segno anche in chiave politica dopo la revoca del patrocinio da parte del comune di Udine per la partita tra Italia e Israele. Il centrodestra prende la palla al balzo, pressing alto, diagonale in difesa senza ripartenza dal basso, movimento degli esterni, mediana sistemista con le punte pronte al fraseggio. Massimiliano Fedriga. La regione Friuli Venezia Giulia, qualora ne fosse richiesta dalla Federcalcio, sarebbe ben disponibile ad accordare il proprio patrocinio alla partita di calcio Italia-Israele in programma
programma allo Stadio Friuli il prossimo 14 ottobre nell'ambito della Nation League. Mauro Di Bert, capogruppo Lista Fedriga: resto basito dalla posizione assunta dal comune di Udine, che ha inteso negare il patrocinio della città alla partita della nazionale italiana di calcio in programma il prossimo 14 ottobre contro Israele. Lo ritengo un pessimo segnale, utile solo a incentivare distanze e pregiudizi. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani: sport e politica dovrebbero rimanere due elementi distinti, anche perché la nazionale rappresenta gli israeliani tutti, a prescindere dal giudizio che ognuno di noi può dare sul loro governo. E resta comunque una democrazia. Per quanto mi riguarda, farò di tutto per essere presente allo Stadio Friuli il giorno della partita, sia per tifare Italia, sia per rappresentare la vicinanza al popolo israeliano. Anche da Italia Viva non manca la critica verso tale decisione. La presidente di Italia Viva Friuli Venezia Giulia Sandra Tedesca e la deputata di Italia Viva, l'onorevole Isabella De Monte, dichiarano: siamo totalmente contrari alla decisione del sindaco di Udine di non patrocinare, come aveva chiesto la Federcalcio, la partita di calcio Italia-Israele, che si svolgerà il 14 ottobre allo Stadio Friuli. Orale, spalti gremiti, ventilazione inapprezzabile e impatta il cuoio. Allora, questo era Omar Costantini della nostra redazione di Udine. Ne abbiamo un altro, già che ci siamo, con Francesco Ceroni in regia. Facciamo vedere anche il terzo servizio della nostra redazione, TV12, appena rilevata qualche tempo fa dal nostro editore Filippo Giannacopoulos. E quindi sono cinque le nostre emittenti che formano il gruppo Media Nord-Est: Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 a Trieste, la storica emittente di Trieste, e TV12 a Udine. Vediamo. Una sorta di tempesta politica di mezza estate, quella scoppiata a Udine alla notizia della revoca del patrocinio da parte dell'amministrazione comunale in occasione della partita di calcio tra le nazionali maggiori di Italia e Israele, valida per la UEFA Nation League, in programma al Blue Energy Stadium il 14 ottobre prossimo. Se nelle precedenti diatribe lo scontro era scontato tra chi governa la città e chi siede sui banchi della minoranza, questa volta le crepe sono apparse anche nella stessa giunta di centrosinistra, con Italia Viva che prende le distanze da tale decisione. E non siamo d'accordo perché è stata una decisione politica. E oggi ho letto delle dichiarazioni di alcuni colleghi di maggioranza che mi hanno lasciato sconcertato, nel senso che seguono una tesi assolutamente estremistica per cui bisogna negare il patrocinio perché è coinvolto Israele, per dare un segnale contro un, cito, genocidio, termine assolutamente improprio e di cui si è fatto un abuso, e trovo che è una decisione sbagliata sulla quale spero che la Giunta possa tornare indietro. E è la Federazione Italiana Gioco Calcio che ha chiesto il patrocinio alla città di Udine, perché Udine ha avuto l'onore, avrà l'onore di ospitare una ulteriore dopo tante altre partite da nazionale, e non è certo il governo di Israele che ce l'ha chiesto, nel qual caso ne avremmo potuto discutere. Per cui io trovo che sia veramente una decisione sbagliata nei fatti e anche per le ragioni che hanno portato questa decisione. Se confermata, salvo clamorosi colpi di scena classici nella politica del bel paese, si potrebbe creare una frizione tale da mettere in serio pericolo anche la stabilità della maggioranza in essere all'interno della giunta e consiglio comunale? Valuteremo, nel senso che sono delle decisioni che ovviamente spettano alla giunta e non al consiglio comunale, e quindi le rispettiamo, però non le condividiamo. Se sono basate soprattutto su, appunto, ripeto, posizioni estremiste, questo non ci può andare bene. La coalizione è una coalizione molto ampia, che ha fatto del civismo la sua bandiera. Appiattirsi su posizioni politiche di questo tipo non è una cosa che a noi può stare bene, quindi questo lo valuteremo. Allora, prima di andare in pubblicità, voleva intervenire Valdegamberi brevemente, per cortesia. Sì, prego. Guarda, no, queste interviste che io in parte condivido, io sono contrario a coinvolgere lo sport, l'arte, la cultura e nelle vicende, perché sono elementi che devono unire i popoli e non generare ulteriore odio. E quindi sono, però queste, il doppio standard che si vede da queste interviste, io di fronte a artisti che devono esibirsi a Venezia, sportivi che ne hanno vietato perfino di portare lo stemma del loro stato, l'inno nazionale, e non hanno potuto partecipare alle competizioni, devono iscriversi a altre squadre, l'umiliazione di tante persone che magari non sono neanche d'accordo con Putin per il fatto solo di essere russi, questa russofobia, e non ho mai visto nessun politico e nessuna organizzazione nazionale, internazionale, a prendere distanza da questo modo di seminare odio.
E quindi quando si tratta di Israele ovviamente tutti alzano le mani, tutti pronti a difendere. Quando si tratta di un povero cittadino russo, sportivo russo, come è capitato nel Veronese, uno sportivo che ha vinto una gara, hanno messo per l'inno, era, faceva parte di una squadra, ha dovuto far parte, costretto, perché da quella squadra russa non poteva partecipare, a una squadra che ne so era della Spagna, hanno messo l'inno russo perché lui era uno sportivo russo, e sono nate le proteste perché hanno messo l'inno russo. Cioè siamo a questa forma di, diciamo, di doppio standard, di ipocrisia che ha portato veramente a seminare ulteriore odio. Se noi siamo convinti con questo modo di procedere arriviamo alla pace, auguri, perché non c'è altro come mettere i popoli uno contro l'altro, che si semina, si creano i presupposti per che le guerre vadano avanti e diventano sempre più feroci. E quindi dobbiamo fare un'autocritica a 360 gradi, cosa che nessun politico italiano e nessun politico europeo l'ha fatta, sul coinvolgere nello sport, nell'arte, nella cultura, addirittura corsi universitari aboliti di letteratura russa del 1800. Ma di cosa stiamo parlando? Vi rendete conto quanta, sembra quasi ci sia qualcuno che vuole mettere uno contro l'altro, i popoli contro i popoli. Io rigetto categoricamente questo approccio e questa ipocrisia italiana che usa sempre e comunque il doppio standard. Chiarissimo, Stefano Valdegamberi, andiamo in pubblicità, poi avremo l'ultimissima parte, ci chiederemo che effetto potranno avere elettoralmente le vicende che hanno coinvolto il comune di Venezia. Tra poco, state con noi, grazie. Nuovo in diretta con Focus, ultimissima parte. Abbiamo rimesso il titolo dell'apertura, il sindaco Brugnaro dice vado avanti, la sinistra all'attacco, chiede le dimissioni della giunta. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto, Claudio Vanin, che è il grande accusatore di Renato Boraso e Luigi Brugnaro a Venezia, anni d'inferno, avevo ragione. Anna Maria Bigon, che effetto avrà questa vicenda sulla politica locale? Qui siamo ormai in vista, manca un anno, insomma, ma si arriverà alle prossime elezioni regionali, e tutto questo secondo lei influirà in che modo? Ma fatti così negativi influiscono sempre sulla politica. Noi dobbiamo dare un esempio, e questo è vero che sono tantissimi quelli onesti e ci mancherebbe altro, però questi casi di per sé, poi aspetteremo che giudizio, ma di fatto portano una ventata di negatività nella politica. Noi dobbiamo recuperare quelli che non votano, e quelli che non votano, non tutti non votano perché vogliono andare al mare, tanti non votano perché protestano contro un tipo di politica che non è più vicino al territorio, che è solo individualismo, personalismo e affari propri e interessi propri. Indipendentemente poi che questo si trasformi magari in una violazione del codice e quindi un reato, è quella mancanza di popolarità che la politica cerca di avere, se non solo nella propaganda, ma vuole vicinanza alla gente, cosa che spesso non diamo più. Per cui credo che influenzerà nel limite di non portare ancora la gente a votare, e questo insomma è molto molto grave. Grazie. Alessandro Lotto, molti ricordano appunto le vicende giudiziarie di Berlusconi, no? Quando succedono queste cose, dice Berlusconi per anni fu così perseguitato dalla magistratura, c'era allora proprio le toghe rosse, no? Si parlava non di toghe rosse. Non poteva non sapere. Non aveva neanche dei ruoli in Mediaset in quel periodo. Allora, quello che dicevo prima anche su Brugnaro, a parte Berlusconi aveva mille vite, quindi è sempre resuscitato. Io mi auguro finisca tutto per il meglio. Prima forse ho esagerato definendo ormai Brugnaro un politico segnato, però sono quegli episodi che la gente poi fa fatica a perdonare, nonostante magari non è più successo niente, magari sono stati assolti, posto che Brugnaro, qui si parla di Boraso più che di Brugnaro, però dai messaggi che si vedono in sovraimpressione, il soggetto principale è proprio il sindaco di Venezia. Io mi auguro vada tutto per il meglio, soprattutto anche perché non è mai stata una persona qualsiasi per la carriera imprenditoriale, così anche dal punto di vista amministrativo, dato che diversi anni è stato anche il sindaco con più preferenze in Italia, uno dei più apprezzati. Quindi da quel punto di vista
mi auguro finisca tutto per il meglio, dopodiché se questo influenzerà la campagna regionale, la politica regionale, non lo so, nel senso che sicuramente è un episodio che segna ancora il nostro Veneto e segna la fiducia dei nostri concittadini. Sarà compito nostro cercare di recuperarla e di fare il possibile per farlo, e mi auguro finisca tutto per il meglio anche per la campagna regionale, ecco, posto sì. Che se, da qui a un anno cambieranno moltissime cose. Beh, non c'è dubbio, un anno è lungo in politica, sindaca? Sì, sicuramente in un anno poi le persone tendono a dimenticare. È anche vero che questa sera ho visto passare tantissimi messaggi proprio di totale sfiducia nei confronti della politica e degli amministratori, e questa forse è la cosa che fa più male, no? Perché poi un amministratore, soprattutto gli amministratori locali, soprattutto i sindaci, cercano sempre di impegnarsi, cercano di fare il meglio per la propria comunità. E queste cose poi segnano davvero la fiducia delle persone, che poi non ci credono più. Prima ho visto un messaggio che diceva: giovani, non credeteci più, no? E allontanatevi dalla politica. E questo forse è ancora più brutto da leggere, proprio perché invece non deve passare questo messaggio, deve invece passare il messaggio che esistono anche, soprattutto, politici e amministratori che lo fanno per il bene della comunità e soprattutto onesti, e invece le persone si devono avvicinare alla politica, perché questi sono dei casi che purtroppo avvengono, non dovrebbero avvenire. In ogni caso non sappiamo ancora dove sta la verità, perché ancora nessuno è stato condannato, e quindi dovremo aspettare un po' per saperlo, ma insomma questo è quello che dispiace di più. Ecco, Turin, anche perché poi nelle amministrative, insomma, ci sono le preferenze, quindi sono i cittadini che scelgono i loro candidati, e quindi da un lato pretendono la massima efficienza e onestà, dall'altro lo stesso politico dovrebbe essere più responsabilizzato. Sì, certo, le elezioni amministrative sono quelle in cui appunto il legame tra eletto o candidato e elettore è più vicino, perché appunto si può esprimere la preferenza, addirittura si può fare il voto disgiunto, si può scegliere un sindaco, però si può di un certo colore, e un consigliere di un altro, proprio perché il livello di contatto umano col candidato è molto forte. Io non credo che questa inchiesta avrà un effetto particolare sulle elezioni regionali, sicuramente lo avrà sulle elezioni invece per la città di Venezia. Sappiamo che Brugnaro comunque non si potrà ricandidare per il fatto che, anche qualora non fosse totalmente estraneo, ha già fatto due mandati, però è chiaro che a quel punto anche una sua influenza su un possibile candidato sarà vista diversamente, proprio alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni, sempre augurandogli ovviamente che non... Che sia totalmente estraneo ai fatti. Per quanto riguarda l'assessore, chiaramente sembra una posizione diversa. Difficilmente un politico che viene coinvolto in un'indagine del genere poi ha la possibilità di ricandidarsi, e anche se lo facesse, insomma, di essere rieletto. Ecco questo. Quindi a volte, insomma, le inchieste comunque influiscono sulla vita politica, chiaramente in caso di condanna, giustamente. In caso di assoluzione è comunque un intervento anche dal punto di vista democratico sull'elezione di un soggetto che poi ne paga le conseguenze, pur essendo innocente. Ecco, Elisabetta Baldi, ieri c'era il commercialista Michele Scibelli, che era stato sindaco di una multi-utility dei trasporti a Venezia, la MV, e si era dimesso appena insediato Brugnaro, perché aveva detto: non mi fido di un'amministrazione dove alla guida c'è un imprenditore. Gli imprenditori devono fare il loro mestiere e non fare la politica, perché sennò c'è una commistione pericolosa. Io credo che, anzi, gli imprenditori portino un grande contributo alla politica, perché gli imprenditori comunque diciamo, sono capaci di organizzare, di rendere efficiente un determinato anche diciamo, sì, efficiente un apparato, e apportare risultati anche, quindi immediati. Quindi il contributo dell'imprenditore è importante. Brugnaro in questo caso aveva separato il suo patrimonio, aveva adottato, l'importante è essere responsabili, perché vuol dire che allora chi ha una proprietà, chi ha un terreno, chi ha un'industria, siccome potenzialmente potrebbe entrare in conflitto di interesse, non può governare. Questo escluderebbe una gran parte di persone dalla possibilità di far politica, che forse è una delle attività più
alte dal punto di vista proprio così di sono missioni più che lavori, no? Più che, quindi io credo che noi come amministratori dovremmo comunicare che i politici, in realtà, ripetendo, andando un po' indietro alla domanda precedente, i politici vengono schiaffati in televisione, quindi ci sono i processi mediatici, però in tutte le attività professionali, imprenditoriali, ci sono quelli onesti, quelli disonesti, le persone brave che lavorano e che meritano diciamo il riconoscimento, e persone che invece inciampano perché non sono in grado di probabilmente controllare la propria avidità in questo, se vogliamo contestualizzare. E quindi noi come amministratori dobbiamo portare una comunicazione, cioè comunicare agli elettori che votare è importante, che scegliere da chi essere governati è fondamentale, e poi è il destino alla fine della storia, no? La storia viene fatta anche da queste cose. Allora, con il sindaco Brugnaro è stato venduto Palazzo Papadopoli ai cinesi, Tre Occhi ai tedeschi, la Chiesa della Misericordia agli spagnoli, ma in effetti stiamo svendendo un po' tutti i gioielli di famiglia. Allora io ringrazio tutti i nostri ospiti, chi ci ha seguito fino a quest'ora, intanto Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. Professore, grazie molte per essere stato con noi. Grazie, grazie a presto, buon lavoro. Stefano Valdegamberi, in consiglio regionale, grazie. Grazie Valdegamberi. Buonanotte a tutti. Ci saluti ancora la giornalista ucraina, che è stato un piacere averla qua, la ringrazio per averla portata qui. Grazie. E qui in studio Anna Maria Bigon del Partito Democratico in Consiglio regionale. Grazie. Grazie Bigon, grazie molte, buon lavoro, a presto, grazie. Tante. E qui in studio Leopoldo Bottero, Patto per l'Autonomia. Andate a votare, chi non va a votare ha votato chi vince, e anche se è vero che la politica ha le sue colpe, perché noi facciamo gli ultimi 10 referendum che abbiamo fatto, la risposta è stata quella della mossa dell'ombrello, no? A livello governativo, cioè non ne hanno applicato uno, proprio uno. Questo qui dell'autonomia ha fatto tanta fatica, e alle prossime amministrative pensateci bene, perché abbiamo bisogno di rinforzare l'autonomia, l'autonomismo, e anche organizzare meglio questo Stato, perché abbiamo uno dei problemi più grossi di questo mondo che si risolve in 5 minuti, che è la sovrapposizione delle competenze. In uno Stato normale, se una istanza è competente lei. Il comune, la provincia, e poi hanno tagliato il numero dei consiglieri comunali, degli assessori comunali, che è volontariato, creando problemi ai piccoli comuni. Poi le donne sono diventate una specie protetta come le zebre, perché bisogna averle in lista e averne un tot, eccetera. E quindi in certi casi si rischia di avere in giunta quelli che non vogliono andarsi, che non hanno nessuna preparazione, no. E che era meglio che stavano a casa. Cioè, cerchiamo di essere uno Stato serio, no? Cioè di fare delle leggi serie, e se vogliamo promuovere le donne, promuoviamo le donne, damogli la possibilità, cambiamo lo schema della politica. Dice non fanno figli, e no che non fanno figli, provate voi a fare un figlio, l'asilo nido non c'è, se c'è costa l'ira di Dio, le case non ci sono, è chiaro, no? Come si fa? Poi, ma io non so, vedo solo io queste robe qua. L'immigrazione, ragazzi, stanno arrivando delle chiatte piene di meccatronici dall'Africa, no? Gente che parla l'italiano, ha fatto il corso di sicurezza, fa meccatronica, programmazione e si occupano di intelligenza artificiale. Ma vi rendete conto che questi poveracci, che meritano tutta la mia considerazione, non sanno la lingua, non sanno dove sono, perché sono venuti a nord sperando di essere in Germania. Ragazzi, cerchiamo di essere seri, no? Grazie Bottero, Patto per l'Autonomia, grazie alla sindaca di Codogné, Jessica Masini, grazie sindaco. Buonanotte a tutti. A presto, il vice sindaco di Sarmede, Alessandro Lotto di Forza Italia, grazie. Direttore, buonanotte. Grazie moglie, Enrico Turrin, Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Padova, grazie tante. A Montegrotto Terme, Elisabetta Baldi, consigliere comunale. Grazie molte per Fratelli d'Italia. Grazie a tutti, grazie a Francesco Cerona, Mattia Pizzaia. Ci vediamo domani a mezzogiorno con Focus TG. Forse avremo Massimo Cacciari in collegamento. Buonanotte.
Arrivederci.